Beh, innanzitutto grazie a tutti, siamo insomma un bel po' di persone e ringraziamo subito Roberto Buminguno per essere qua e a presentare un viaggio che non promettiamo breve. Allora, questo libro è un libro abbastanza, diciamo, ricco, particolare, molto complicato anche un po' da presentare per me, perché è un libro ma anche una cassetta per gli attrezzi, è uno strumento e parla di 25 anni della lotta No TAV, quindi parla di noi, parla del nostro spazio, di tutti coloro che sono stati in Val di Susa, ma non parla chiaramente solo di quello. È un libro che poi scopriremo nel corso della serata, si intreccia per motivi spazio-temporali anche con quello che stiamo vivendo, con la situazione del nostro territorio, del terremoto e di quello che sta succedendo a seguito di questi eventi. Io non vado oltre adesso, lascio subito la parola a Roberto perché ci spiegherà come questo libro nasce, perché nasce, come nasce. Quindi ringrazio ancora tutti e lascio subito la parola a Vuminguno. Grazie a Simone per l'introduzione. Sto in piedi, così mi si vede anche là in fondo, poi penso meglio in piedi. Allora, questo libro, 25 anni di lotte No TAV in Val di Susa, nasce da una domanda che in molti ci siamo fatti nel corso degli anni. Cioè, perché proprio in Val di Susa? Perché di tutti i comitati, coordinamenti, movimenti, gruppi di cittadini che si battono contro grandi opere inutili, dannose e imposte, da Aosta fino al Salento, perché proprio in Val di Susa un movimento così è riuscito a fare massa critica, a sedimentare, a diventare il movimento più famoso. È un movimento di massa, radicale, fantasioso, determinato, competente, perché proprio il livello di conoscenza media di queste tematiche, appunto di aggressione al territorio, di grandi opere, eccetera, che c'è in Val di Susa, proprio nel Val Susino medio, è nettamente, ma proprio di gran lunga superiore a quella che c'è nel resto del paese, e è un movimento soprattutto radicato nel proprio territorio, appunto dove si fanno delle marce a cui partecipa virtualmente l'intera popolazione. La Val di Susa, a seconda di dove la si fa finire o iniziare, va dai 60 ai 75 mila abitanti, e ci sono state marce dove c'era questo numero di persone per strada. Ora non è che fossero tutti valsusini, c'era anche molta gente venuta da fuori, però anche calcolando che la metà fossero valsusini vuol dire che una persona su due, quindi cioè, gran parte, cioè, è come se a Roma si facessero delle manifestazioni solo di romani con 3 milioni di persone, contando che appunto tutto l'Interland, tutta insomma, l'area metropolitana può contare fino a 6 milioni di persone durante la giornata, no? Ecco. Allora, è nata da questa domanda qui: perché proprio in Val di Susa è successo questo? Però la domanda è doppia, ha un doppio aspetto, cioè perché da me no? Cioè, tutti ci siamo chiesti più o meno in giro per l'Italia perché qui no, perché là sì, perché qui no, perché tutti i territori italiani sono stati aggrediti da grandi opere, in tutti si è cercato di mettere in piedi un'opposizione, ma eppure là è l'unico posto dove è successa qualcosa del genere. Nel caso di uno che vive in Emilia, a Bologna, quel perché qui no ha delle connotazioni alquanto sinistre, e anche una serie di implicazioni, anche direttamente politiche, in ogni caso culturali, perché in realtà questa domanda è stata propulsa, alimentata nel corso degli anni da un fortissimo senso di frustrazione, cioè il senso di frustrazione da non essere riusciti a mettere in piedi uno straccio di opposizione minimamente significativa all'alta velocità Bologna-Firenze, che è la grande opera che ha devastato l'Appennino tosco-emiliano, unitamente alla variante di valico dell'autostrada, ma ecco, l'alta velocità ferroviaria
ferroviaria è una storia particolarmente dolorosa. Una ventina di fa, nel 1995, io e pochissimi altri a Bologna cercammo di sensibilizzare su quel tema con volantinaggi, con performance, con azioni anche strane, con l'uso di fumetti a cui cambiavamo i testi, insomma cercavamo di forare l'immaginario su quel problema lì, e eravamo veramente pochi, e ho ripescato un volantino dell'agosto 1995 e l'ho riprodotto nel libro, firmato come ci firmavamo allora, Luther Blissett Project, dove praticamente scagliavamo un anatema contro le istituzioni emiliane, contro la regione Emilia-Romagna, il cui presidente all'epoca era Pierluigi Bersani, contro il sindaco di Bologna, che all'epoca era Walter Vitali, contro i sindaci dei comuni del versante bolognese dell'Appennino interessati dal progetto, che avevano tutti firmato una cambiale in bianco a quell'opera là, e già prevedevamo più o meno tutto quello che è successo dopo, senza essere Nostradamus, non ci voleva un profeta. In quel volantino accennavamo perfino allo smaltimento abusivo dei fanghi tossici, cosa che poi regolarmente si è verificata. All'inizio in realtà erano nati dei comitati notav sull'Appennino tosco-emiliano e i sindaci erano contrari. Però poi i presidenti delle due regioni hanno fatto un'opera di pressing, di convincimento, di persuasione. In particolare Vannino Chiti, il presidente della regione toscana, portò tutti i sindaci dei comuni del versante fiorentino dell'Appennino a Roma, a incontrare i maggiorenti nazionali del partito, a incontrare i vertici delle istituzioni, e in buona sostanza il giorno dopo questi tornarono nei loro territori, che dicevano l'esatto contrario di quello che avevano detto fino al giorno prima. Perché vale ancora la cosa, dalle mie parti, è un dispositivo che sta cominciando a conoscere una crisi, ma che è ancora forte e che 20 anni fa era ancora fortissimo, quella di ha ragione il compagno sindaco, ha ragione il compagno segretario, la linea del partito è quella lì. Se il PD, o ancora oggi, se il PD dice che una grande opera va bene, quella grande opera va bene, e vanno bene tutte. È molto raro che si dica che una grande opera non va bene, anche perché io adesso dico il PD come una figura retorica che si chiama la Sineddo, che è la parte per il tutto, perché è tutto un sistema in realtà principalmente economico, Lega Coop, ecco, per capirci è più chiaro, ecco. Cioè, perché non è il PD, è la Lega Coop. Il PD è solo il braccio politico. All'epoca, quindi, si disse che la Bologna-Firenze andava fatta a ogni costo, l'alta velocità ferroviaria era il futuro, Bologna e Firenze sarebbero diventate quasi una città sola, si blaterava di un bipolo, si sarebbe creato un bipolo Bologna-Firenze, si diceva si potrà andare a Firenze come oggi si prende l'autobus per andare da un quartiere all'altro di Bologna, che si faceva notare i prezzi probabilmente non saranno proprio gli stessi, infatti il biglietto costa l'ira di Dio, e però niente, insomma andava fatta questa, fecero anche una pagliacciata nel libro racconto, nel Capodanno del 2009 fecero il concerto in due piazze con gli stessi artisti che erano Lucio Dalla, Irene Grandi e i Negrita, che suonarono la stessa sera prima a Firenze, poi presero il treno a alta velocità e andarono a Bologna e suonarono anche a Bologna, e ci fu chi disse è come quando Phil Collins nel Live Aid dell'85 prese il Concorde, suonò prima a Londra e poi a New York, perché proprio il senso delle proporzioni era completamente saltato. E, insomma, cosa è successo con l'alta velocità Bologna-Firenze? È successo che i lavori della galleria hanno intercettato la falda potabile. Sono stati persi centinaia di miliardi di metri cubi di acqua potabile e la falda si è abbassata di una ventina di metri, con delle conseguenze catastrofiche. Acquedotti prosciugati, pozzi seccati, un centinaio di corsi d'acqua scomparsi per sempre, lo spartiacque che ha cambiato direzione, comuni che per anni sono dovuti andare avanti rifornendosi dalle autobotti, perché appunto non usciva più l'acqua dai rubinetti, smaltimento abusivo dello smarino. Che cos'è lo smarino? Spesso si sente nominare lo smarino. Lo smarino è la roccia tritata. È la roccia che viene tritata dalla cosiddetta talpa. Quel tipo di gallerie lì si fanno con una gigantesca fresa a sezione piena, che è come una talpa tutta bocca, no? È larga
dai 6 ai 10 metri ed è lunga 200 metri, è una roba gigantesca, appunto la talpa, tunnel boring machine, che però quando scava nella roccia si surriscalda e quindi deve essere continuamente lubrificata, e viene lubrificata con degli oli industriali che contengono chiaramente elementi tossici, e quindi la roccia tritata che viene fuori è inquinante. Lo smarino è una sostanza tossica a tutti gli effetti, e lì è stata abusiva è stata smaltita abusivamente in discariche abusive, insomma l'impatto su quel territorio è stato devastante, in particolare in Mugello, tant'è che poi c'è stato un processo lacerante ai vertici del consorzio di aziende che dirigeva i lavori, il consorzio Cavet, 3 gradi di giudizio durante i quali appunto il PM Gianni Tei ha esposto per filo e per segno questi dati su cui adesso ho sorvolato, insomma ho fatto una ricognizione a volo d'uccello, ma sono molti di più di quelli che ho detto, insomma è stata una cosa apocalittica, si sono sperperati nel complesso decine e decine e decine di miliardi di euro per guadagnare nello spostamento da Bologna a Firenze la bellezza di, cioè una cosa incredibile, epocale, 18 minuti. Prima ci si metteva 55 minuti ad arrivare a Bologna e Firenze, adesso ce ne metti 37. Quei 18 minuti lì, tra l'altro, sono spesso divorati dai ritardi, quindi è come nemmeno averli, oltre al fatto che, diciamo, che la sproporzione tra lo scempio fatto e il risultato ottenuto dovrebbe saltare agli occhi a chiunque in un paese normale, no? Che non esiste, si dice sempre una figura retorica, il paese normale, in realtà siamo in piena normalità, che il fatto che questo, perché la normalità si chiama capitalismo, ecco, nel capitalismo queste cose qua non si possono far notare, no? Perché diventi un pericoloso estremista se le fai notare, un nemico del progresso e un nemico dello sviluppo. Inoltre è stata completamente annullata l'esperienza stessa del viaggio. Se prima per andare a Bologna e Firenze appunto vedevi le montagne, vedevi l'Appennino, adesso avviene tutto in galleria. Ho fatto un calcolo molto rapido e ogni metro di quella galleria, cioè di quel buio che hai intorno quando viaggi da Bologna a Firenze con il Frecciarossa, ogni metro è costato ai cittadini 79.000 euro, cioè un metro tipo così, 79.000 euro. Ecco. Voi capite la frustrazione a Bologna di vedere gente, cioè tutta la gente che si faceva andare bene questa cosa, e vedere nel corso degli anni invece che in Val di Susa c'era gente che non si faceva andare bene un progetto che era molto simile, in realtà persino peggio, perché ancora più insensato, della Bologna-Firenze, che era appunto la tratta Torino-Lione. Oggi non è nemmeno più chiamata TAV, non è nemmeno più una tratta ad alta velocità, ma questo è un capitolo che apriamo dopo, perché grazie al movimento in Val di Susa il progetto è stato ritirato, ripresentato, cambiato, ridotto, cioè mille cose che sono state sollecitate dalla lotta, e a tutt'oggi, dopo 25 anni, i lavori non sono ancora cominciati, perché poi i giornali dicono ormai si è cominciato, si va avanti, non dicono mai che in realtà l'unico buco che stanno facendo è quello di un cunicolo esplorativo, e i lavori veri e propri non sono ancora cominciati, e ci sono delle tratte proprio della linea che non sono ancora nemmeno al progetto preliminare. E vedevo che nel corso degli anni in Val di Susa cresceva sto movimento, riusciva ad ottenere dei risultati, e appunto mi facevo quella domanda di cui dicevo all'inizio, no? Nel 2005 ho visto, cioè, appunto una scena incredibile, appunto con decine di migliaia di persone che riconquistano un presidio sgomberato, cioè con i celerini che scappano impauriti di fronte a un'orda gioiosa, peraltro, di persone che vanno lì e fanno a pezzi il cantiere, quell'inizio di cantiere che era partito, e la controparte che ritira il progetto, perché questo è successo nel 2005. E oggi gli stessi proponenti della Torino-Lione, persino il senatore Stefano Esposito del PD, che forse qualcuno avrà sentito nominare, il più accanito, il più acerrimo nemico, insomma, dei Notav, perfino lui nelle interviste dice: sì, è vero, il progetto del 2005 era sbagliato, era troppo impattante, però adesso invece il progetto che c'è adesso e ne tesse le lodi e la necessità, eccetera. Però nessuno gli fa mai la domanda che a me viene in mente ogni volta: ma grazie a chi non c'è più quel progetto impattante? Cioè, grazie a chi è stato ritirato quel progetto? Grazie ai Notav, ma lui quel passaggio lì lo omette,
chiaramente, perché ai Notav non può essere riconosciuto niente. Anche tutti i cambiamenti che sono stati fatti al progetto, tutti i pezzi che sono stati tagliati, Del Rio li presenta come delle idee che sono venute al Ministero. Abbiamo pensato un ridimensionamento intelligente, quindi non si fa più la gronda a ovest, non si fa più questo pezzo, non si fa più quello, che sono tutte conquiste della lotta, ma non vanno presentate come tale, devono essere presentate come delle fantastiche idee venute nelle alte sfere. In realtà, appunto, la lotta paga, ma questo loro non lo possono ammettere. Nel 2005 ho visto questa scena e ho cominciato a interessarmi di più ancora di questa cosa. E nel 2011 c'è stata tutta la fase esaltante della Libera Repubblica della Maddalena, questo esperimento autogestionario di autogoverno fatto in Val Clarea su terreni comprati collettivamente da centinaia di persone, e quindi il presidio diventa qualcosa di più di un semplice presidio a difesa del territorio, diventa anche proprio un esempio della società che vorremmo, no? E infatti è stato attaccato da tutti. Cioè, Emma Marcegaglia, all'epoca presidente di Confindustria, chiese a gran voce lo sgombero della Libera Repubblica della Maddalena, dicendo che era uno scandalo che esistesse una zona che si definiva off limits, dove le forze dell'ordine non potevano entrare. Ancora oggi il dottor Giancarlo Caselli, quando torna a parlare di Notave, lo fa spesso, dice: e poi non si è ragionato abbastanza sulla gravità di questa cosa che loro chiamavano la Libera Repubblica della Maddalena, eccetera. Una cosa che proprio gli ha irritati tantissimo, no? E a me è piaciuta tantissimo. E quindi nel 2011 drizzo ancora di più le antenne, comincio a scrivere proprio di Notava anche su Giappa, il nostro blog. Nel 2012 mi viene l'idea e decido: vabbè, scrivo un libro sul movimento Notav, perché voglio rispondere a questa domanda: perché lì? Cioè, quali sono le peculiarità della Val di Susa che hanno reso possibile la crescita e la tenuta nel tempo di un movimento del genere? E quindi dico, con i miei strumenti, che non sono gli strumenti del sociologo, non sono gli strumenti del saggista, sono gli strumenti del narratore, dello scrittore, del romanziere, del cantastorie, con i miei strumenti, però uniti al metodo storiografico, io sono laureato in storia contemporanea, la mia formazione comunque è storiografica, insomma, metto insieme le tecniche del narratore e, insomma, e il mal d'archivio di noi storici, e cerco di capire, andando anche là, facendo osservazione partecipata, sopralluoghi, interviste, partecipando a momenti della lotta, cerco di capire perché e di raccontarlo. E stavo ancora scrivendo il mio libro precedente, Point Lenana, che già parlava di montagne, parlava di conflitto, di montagne come luogo della contraddizione, cosa che voi in questo momento state vivendo in pieno. Quindi, appunto, la montagna non come luogo da cartolina immaginato dalla città, ma la montagna come territorio vivo, territorio di conflitti, di tensioni, anche di scontro, ecco. E Point Lenana raccontava, cioè, partendo da un fatto strano avvenuto in realtà in Kenya, in Africa, una bizzarra scalata del Monte Kenya, però in realtà cercava di ricostruire attraverso le storie il ruolo che hanno avuto le montagne nell'immaginario italiano del XX secolo, soprattutto le Alpi, ma non solo. E quindi ero già su quella frequenza, stavo già ragionando su, appunto, resistenze in quel tipo di territorio, e quello della Val di Susa era un caso di studio fenomenale. Ho dovuto però attendere di finire Point Lenana. Point Lenana è uscito all'inizio del 2013, tra l'altro poco dopo sono venuto a presentarlo qua in zona, lo abbiamo presentato sui Sibillini, in un rifugio che adesso deve essere abbattuto, peraltro, quindi appunto siamo sempre nel vivo della contraddizione di qui sopra. E appena finito Point Lenana ho iniziato subito a prendere appunti e a scalettare un lavoro per scrivere questo. E immaginavo che sarebbe stato difficile, però si è rivelato il libro più faticoso da scrivere di tutta la mia carriera fino a questo momento. Uno sbattimento come quello che ho fatto per scrivere Un viaggio che non promettiamo breve non l'avevo mai fatto.
in famiglia erano anche preoccupati perché dicevano sei sempre stato uno staccanovista, però a questo livello qua non ti abbiamo mai visto, no? E perché? Perché c'erano tutta una serie di problemi di rompicapi da risolvere. Uno era la gigantesca mole di materiale, perché ben presto mi sono ritrovato con insomma una massa proprio di documenti, di giornali d'epoca, di trascrizioni di interviste, di volantini, di qualunque, poi tutti i video da vedere, tutti i documentari usciti, tutti i libri già usciti sul movimento, che sono in buona parte instant book fatti dal basso, delle autoproduzioni del movimento stesso, che fotografano una singola fase della lotta, oppure sono dei libri abbastanza tecnici che raccontano le magagne del progetto e dell'alta velocità ferroviaria in genere. E ho fatto una quarantina di interviste fiume in Val di Susa, e solo la trascrizione di quelle interviste era 1,5 milioni di battute, quindi più lungo di Q, il nostro primo romanzo. E un attivista storico, Claudio Giorno, uno dei fondatori del movimento NoTav nel 91, mi ha detto: se vuoi ti metto a disposizione il mio archivio, sono 6 metri cubi, perché ragionano ormai a cubatura di raccolta di materiali. Sono tornato una volta a casa a Bologna dopo uno dei sopralluoghi in valle con un trolley gigantesco con dentro tutti i volantini del movimento NoTav dal 1991 al 2014. E poi mi è stata prestata praticamente la raccolta completa, 30 anni di uscite, di un giornale importantissimo, un giornale locale che si chiamava Dialogo in Valle, che è uscito dal 74 al 2003 e che è un vero e proprio incubatoio del movimento NoTav. Seguendo proprio la progressione dei numeri si vede crescere qualcosa, si vedono dei percorsi diversi che cominciano a convergere, si vedono delle lotte seminali che ci sono state prima, che producono degli effetti. È stato veramente affascinante studiare quel giornale. E quindi c'era un problema di distillare la mole di materiale, però anche come distillarla, perché appunto io non volevo scrivere un saggio, volevo raccontare questa storia con ogni mezzo necessario, ma principalmente con le tecniche del romanzo, che rimangono le più potenti per raccontare una storia. E quindi dovevo anche trovare uno stile, un registro, una chiave, una poetica che fossero all'altezza del compito, e non era facile. Perché? Perché qui subentra il terzo problema: c'erano tantissimi livelli del discorso, tra cui uno prettamente tecnico. Come fai a scrivere di economia dei trasporti mantenendo un certo afflato poetico, citando dati, statistiche? Cioè non è semplice riuscire a mantenere una lingua letteraria e un andamento narrativo citando ad esempio frotte di percentuali, di dati sul trasporto merci, su ferrovia, sulla velocità media, così compulsando articoli della Commissione Europea sui corridoi internazionali. Cioè, insomma, non era facile, quindi c'era anche questa cosa qua. Man mano che andavo avanti si è aggiunto un problema ulteriore, che era quello dell'aspettativa intorno a questo libro, perché in valle ho cominciato a parlarne dicendo: c'è Buminguno che sta scrivendo un libro su di noi, e quindi lì sono anche molto puntigliosi e precisi, e quindi sapevo che anch'io dovevo essere parecchio puntiglioso e preciso, anche più di loro, per poter perché il libro potesse passare le forche caudine del loro giudizio, e quindi avevo anche questa cosa qua di non deludere i NoTav, perché poi spesso sono usciti dei libri scritti da giornalisti da esterni alla valle che a loro hanno fatto schifo, tra l'altro anche a ragione, devo dire, e quindi avevo anche questa cosa qua. Insomma, in buona sostanza, io per 2 anni ho raccolto il materiale e poi abbozzavo delle parti, le sistemavo già, insomma, secondo un piano che però poi cambiava,
avevo false partenze, scritture, riscritture, tentavo delle chiavi dei registri particolari, delle soluzioni stilistiche che poi scartavo, e mi sono ritrovato all'inizio del 2016 con un gigantesco zibaldone, un file enorme, mostruoso, che ho di fronte a me, che insomma, spesso dico, è come un gigantesco blocco di marmo dove dentro c'è la statua, però tu devi raggiungerla e magari hai già cominciato a lavorare, quindi non lo so, c'è un orecchio che esce dal blocco di marmo, c'è un dito, un alluce, no? Ci sono delle parti, c'è un gomito, però insomma tutta la scena la devi conquistare lavorando con lo scalpello e poi col cesello, no? E io avevo questo gigantesco blocco di marmo con dentro già tutto, però come metterlo in ordine? Tra l'altro c'erano delle parti già in buona sostanza scritte, perché avevo cominciato già da tempo a testare un po' di materiale scrivendo dei reportage. Ogni volta che qualcuno mi chiedeva una collaborazione mi diceva: perché non scrivi un articolo per noi? Ve lo scrivo sulla Valsusa, perché così usavo il materiale che avevo già e lo sperimentavo in pubblico, vedevo un po' le reazioni. Ho scritto dei reportage anche fluviali per Internazionale, per Nuova Rivista Letteraria, per Granta, e quelli erano già dentro, li avevo rimontati, riadattati, però molte altre parti erano solo indicazioni a me stesso, scalette, roba grezza, appunti. E all'inizio del 2016 ero lì che mi chiedevo, che mi arrovellavo e dicevo: come faccio? Non riesco a cavarci fuori i piedi da qui. Era veramente la massa dei problemi da risolvere, era tale che disperavo di riuscirci. Avevo già chiesto 3 proroghe alle Einaudi per la consegna del libro e mi trovavo in quella situazione lì. E l'inizio del libro mi fotografa in quella situazione. La parte del libro che si chiama Ouverture, ci sono io che medito su questo. E lo faccio in un luogo importante per il collettivo Wuming, una specie di tempio laico all'aperto, di luogo di meditazione, che è il dirupo di Sabbiuno, è il ciglio di un burrone sui colli bolognesi, a poca distanza dalla città e a soli 8-9 km in linea d'aria da Piazza Maggiore, verso sud, e rivolto a nord, quindi la vedi la città dal burrone e vedi poi la pianura padana. In alto vedi più che altro lo smog della pianura padana, l'orizzonte non lo vedi perché è immerso. Tra l'altro proprio questa settimana Bologna ha sforato tutti i limiti, in questo momento siamo recordman mondiali, Bologna è più inquinata di Pechino. Viviamo in una camera a gas, tutta la pianura padana è una gigantesca camera a gas, è il luogo più inquinato del pianeta assieme alla Cina, però questa settimana qua, che viene dopo lunghe settimane di siccità che non piove, praticamente respiriamo veleno puro. Ecco, e quel veleno puro, lo vedi, poi tra l'altro la pianura padana è umida, quindi tra l'umidità e lo smog, eccetera, vedi sempre questa foschia sull'orizzonte. Però in teoria là ci sarebbero le Alpi, no? Che non vedi. Perché quel luogo lì è importante per noi? Perché lì c'è stata una strage nazifascista, avvenuta a più riprese, più notti di fila. I tedeschi ogni notte, per insomma diverse notti, hanno prelevato prigionieri politici dal carcere di Bologna, il carcere di San Giovanni in Monte, e li portavano lì su quel ciglio di quel burrone, lì li fucilavano e i corpi cadevano giù a valle, e sono stati scoperti dopo la liberazione. A fine aprile del 45 sono stati trovati un centinaio di corpi lì sotto, in condizioni ormai appunto devastate, anche un po' mangiati dagli animali, eccetera. Quindi sono stati riconosciuti metà, e l'altra metà a tutt'oggi sono ignoti, non si sa chi fossero, può anche darsi fossero stranieri che per le vicissitudini della guerra erano capitati nel carcere di San Giovanni Monte. Ma allora, cosa è successo lì? Nel trentennale della strage si è deciso di fare un monumento, e però essendo gli anni 70, in cui si contestava anche questa visione da mausoleo della resistenza, questa cosa del monumento un po' tronfio e così, si è deciso di fare un monumento diverso, un'installazione permanente di land art, come si usava all'epoca. Si è andati nel letto del fiume Reno e si sono pescate una cinquantina di pietre di fiume grosse, di macigni,
sono stati portati sul ciglio di quel burrone, sono stati allineati sul ciglio del burrone e su ciascun macigno è stato inciso il nome di un caduto nella strage. E poi ce n'è uno con scritto 47 sconosciuti. L'idea era che quei macigni pian piano diventassero parte integrante della natura intorno. Quindi si è lasciato che fossero ricoperti di muschio, di licheni. I nomi sono stati rincisi più volte perché l'erosione della pietra rendeva difficile leggerli. Poi a un certo punto sono stati dipinti di rosso dentro le scanalature, in modo che comunque rimanessero leggibili, però per il resto è in piena armonia con l'ambiente intorno, l'erba che ci cresce intorno, gli alberelli, i fiori, è tutto. Ed è un luogo bellissimo perché tu arrivi lì, sei sul ciglio di quel burrone e non ti senti di stare di fronte a un monumento, ti sembra di stare in compagnia di persone. Ognuno di quei macigni è una persona, è un antifascista che è stato fucilato dai nazisti, ma è lì con te. Io ci vado a meditare, cioè nel senso, quando ho un cruccio, quando ho un problema, qualcosa che mi angustia, se posso vado su quel ciglio di quel burrone a pensare. E ci sono delle giornate molto rare, ma fenomenali quando avviene, in cui per diversi giorni il vento soffia forte, cosa che a Bologna accade di rado, ma quando accade, accade. E spazza via lo smog e l'umidità, quella fuliggine, quella lattigine che c'è sull'orizzonte. E all'improvviso, dall'Appennino bolognese, guardando a nord, vedi tutto l'arco alpino. Un'apparizione, no? Improvvisa, come il trucco di un mago. Sono sempre state lì le Alpi, ma non le vedi mai per via dell'inquinamento. Una volta si vedevano tutti i giorni. Goethe, nel suo viaggio in Italia, racconta che dalla Torre degli Asinelli vede Padova, cioè oggi. Assolutamente niente dalla Torre degli Asinelli. Se vedi la periferia nord di Bologna è già un miracolo. Invece ci sono quei rari giorni in cui vedi tutte le Alpi, dalla Venezia Giulia al Piemonte, perché Bologna è lì in mezzo, quindi te le vedi così. Si vede il Monte Rosa, si vede il Triglav che è in Slovenia, piccolini, ma sono lì. Se uno conosce la morfologia delle creste te li indica uno per uno. Quello spuntoncino, lo dico nel libro, è il rosa. E nel libro, all'inizio, io dico, se sposto di pochissimo dal Monte Rosa verso ovest il mio dito, quelle sono le Alpi Cozie e là c'è la Val di Susa. E lì parte tutta una riflessione. Sono anni che continuo ad andare in Val di Susa e c'ho questo zibaldone, le cose che vi ho appena detto, me le ripeto, sono lì nel libro. E comincio a riepilogare il percorso fatto fino a quel momento, e questo riepilogo si trasforma nel racconto della storia del movimento NOTAV. E questa qui è la chiave che ho trovato all'inizio del 2016, la cosa che mi ha sbloccato, la cosa che mi ha permesso di cominciare a scolpire quel blocco di marmo. Giuliano Santoro sul manifesto, recensendo il libro, ha usato una frase perfetta, che io non saprei, non avrei saputo coniare, perché ero ancora, quando è uscito quella recensione, ero ancora dentro la fatica fatta, e lui è riuscito a fotografare. Ha detto: il libro di Wuming 1 simula un lungo excursus propedeutico, che in parole povere vuol dire che chi legge il libro mi vede riepilogare il lavoro fatto fino a quel momento. Quello diventa il pretesto per raccontare tutta la storia del movimento NOTAV. Idealmente, io per tutto il libro sono sul dirupo di Sabbiuno, che penso a come scrivere il libro, e in realtà lo sto già scrivendo. Quindi simulo un excursus propedeutico, cioè dopo questa riflessione capirò come scrivere il libro. Invece è già il libro che viene scritto. Questo mi ha anche portato a usare delle chiavi narrative strane. Il libro è interamente scritto al trapassato prossimo. Erano andati, avevano fatto, la polizia aveva caricato, perché è un lungo flashback. In letteratura, nei romanzi, quel tempo verbale lì si usa per le cose accadute prima. Ma appunto, siccome il momento che io fotografo in realtà implicitamente è un giorno della primavera, dell'inizio della primavera del 2016, in cui sono
sul dirupo di Sabiuno a pensare a quello che è successo prima, tutto quello che è successo prima è scritto nel tempo del flashback, è un flashback lungo 600 pagine e passa, che è anche difficile da tenere, quel piano temporale lì. Questo ha dato anche uno strano andamento, una strana atmosfera, perché è un tempo tipo quasi mitico quello che si costruisce con un lungo utilizzo del trapassato prossimo. E allontana gli eventi trasformandoli appunto in cose, anche cose che sono successe 2 mesi prima della fine del libro, sono raccontati come se fossero raccontati tra 100 anni e passa, no? E questo permette di trasformare, anche sembra quasi una raccolta di ballate folk in alcune parti, no? Questo grazie a quella chiave di volta che mi ha permesso di cominciare a lavorare sul materiale. Quindi io dall'inizio del 2016 fino a settembre per 10 mesi ho lavorato, ho fatto una maratona gigantesca per dare forma lungo questa linea guida a quello zibaldone gigante, sempre chiedendomi fin dove arrivo, dove lo metto il paletto, dove lo metto il paletto, perché in Val di Susa tutto continuava e tutto continua ancora adesso a succedere. I media nazionali non ne parlano, come non parlano del post terremoto qui sull'Appennino, però anche voi lo sapete bene, tutto continua a succedere, ogni giorno succede qualcosa che per i parametri nazionali può essere piccolo, ma che in realtà per i parametri della comunità qua è grosso. E là in Val di Susa ogni giorno succede qualcosa. Adesso sono stati arrivati i documenti per l'esproprio di alcuni terreni comprati collettivamente dal movimento anni fa, quindi si sta organizzando la resistenza a quegli espropri. Ieri sono stati assolti alcuni notavi in un processo importante per un assalto al cantiere in Val Clarea avvenuto qualche anno fa. Ogni giorno c'è qualcosa, quindi io scrivevo il libro, continuavo ad aggiornare, dove mi fermo, dove arrivo. Alla fine ho trovato anche dove arrivare, arrivo a luglio del 2016, un momento importantissimo, il Festival Alta Felicità organizzato dai Notav, che è stato un momento di egemonia culturale enorme, perfino la stampa, il giornale più ostile al movimento insieme a Repubblica, ha dovuto raccontare quel festival parlando di una vera e propria Woodstock dei Notav, perché c'erano decine di migliaia di persone con artisti venuti da tutta Italia, anche nomi grossi, a esibirsi gratis per il movimento. Ho detto concludo lì, è perfetto. Tra l'altro artisti anche che uno non sospetterebbe, Nino Frassica, che viene e si esibisce gratis per il movimento Notav con i giornalisti sbigottiti, la tipa del TG3 Piemonte che gli chiede: ma lei che è venuto qui a suonare gratis per i Notav, perché è venuto con un gruppo, cantava, no? È venuto a suonare gratis per i Notav, ma lei è contro o a favore l'opera, no? A favore dell'opera? E lui che risponde: ma scusi, ma se sono venuto qui a suonare gratis per i Notav, le pare che io possa essere a favore? Non si capacitavano. Ho detto va bene, concludo con Alta Felicità, e sono riuscito a, insomma, a tenere insieme tutti quei fili che dicevo. Il libro è uscito il 31 ottobre, e dopo magari parliamo di questa strana cosa, no? Di quella data. È uscito il 31 ottobre e però arriva fino a poco prima, veramente. Ha cominciato subito a far discutere, cosa che poi era nelle intenzioni, è partito molto bene e sta andando molto bene, ma soprattutto ha suscitato le reazioni che doveva suscitare. Il senatore Stefano Esposito, testé menzionato, ha scritto su Twitter una recensione breve però significativa, che era: hai scritto cazzate, scrivi solo cazzate, scriverai sempre solo cazzate. E gli ho risposto: lo scrivo nella fascetta della prossima edizione. Un giornalista che è trattato piuttosto male nel libro ha telefonato furibondo alla casa editrice, alle Einaudi, dicendo: io vi querelo tutti, ma non ha alcuna base per farlo, perché i passaggi su di lui sono blindati, il libro è stato letto e approvato da 2 avvocati, quindi insomma farà fatica se vuole querelare quereli, ma comunque insomma si è sentito proprio di telefonare in casa editrice furibondo. E dirigenti del PD su Twitter, cose così, ma soprattutto
anche lui testé menzionato, il dottor Giancarlo Caselli, ha scritto una recensione del libro sul Fatto Quotidiano, una recensione anche lunga, che iniziava in maniera spiazzante, no? Diceva: chiunque in futuro vorrà occuparsi delle lotte Notav in Italia non potrà non passare per quest'opera documentatissima, rigorosa, una vera e propria silloge di documenti. Perché uno dice: no, aspetta, cioè, sono... così. Però era solo la concessione iniziale, quella che serve poi per attaccarti. Diceva: però è un libro fazioso, ideologico, che riporta solo il parere di una parte e tratta i magistrati come gentaglia, questi vorrebbero una giustizia fai da te. E faceva tutto un attacco alla fine al libro. Il dottor Caselli non diceva mai una cosa. C'è proprio una cosa che chi conosce si aspettava prima o poi dicesse. Adesso la dice, adesso la dice, adesso la dice. E in realtà si arriva alla fine della recensione che lui non l'ha detto. E cioè che lui è un personaggio del libro. Questa cosa, cioè, chi legge la recensione senza sapere, senza aver fatto caso, magari è vissuto all'estero, non ha mai seguito la cosa, pensa che Caselli ha letto un libro, ha detto: ma insomma, vale la pena recensirlo, cioè va attaccato perché insomma dentro ci sono delle cose incondivisibili, eccetera, ma comunque insomma va recensito. E quindi chiama Marco Travaglio, dice: Marco, fammi recensire questo libro, e quindi esce questa recensione. In realtà Caselli nel libro è un personaggio importante, e il suo operato come procuratore della Repubblica di Torino dal 2008 al 2013 è sottoposto a un bombardamento critico. Il fatto che lui abbia intrapreso una vera e propria crociata personale contro il movimento Notav in quegli anni prima di andare in pensione, i tentativi di introdurre nell'azione penale contro il Notav delle fattispecie di reato gravissime che poi la Cassazione ha smontato, come l'accusa di terrorismo per dei semplici atti di danneggiamento, l'uso tipo schiacciasassi delle misure cautelari, degli obblighi di firma, degli obblighi di dimora, dei divieti di dimora, degli arresti domiciliari, così, prescritti come aspirine, la creazione di un vero e proprio pool di magistrati anti-Notav, cappeggiato da due procuratori aggiunti, Andrea Padalino e Antonio Rinaudo, soprannominati in valle IPM con l'elmetto, che sono stati appunto protagonisti di un'azione penale che è stata definita da moltissimi osservatori persecutoria. Il fatto che Caselli abbia innescato la catena di eventi che ha portato al processo a Henry De Luca per supposta istigazione a delinquere, tutte queste cose nel libro ci sono, ma Caselli non lo dice. Fa finta di essere super partes. Al che su JAP, sul nostro blog, noi abbiamo scritto: ci aspettavamo che un giurista come il dottor Caselli entrasse nel merito delle questioni giudiziarie che vengono analizzate e raccontate nel libro. Invece ha scelto di non farlo, e quindi, per quanto ci riguarda, questa recensione è una recensione reticente. È una reticensione, così l'abbiamo chiamata. E da allora la chiamiamo sempre così, la reticensione di Caselli. Comunque segno che non ha potuto ignorare il libro, no? Perché questo libro insomma non è ignorabile, non tanto, non lo dico per meriti miei o cosa, non è ignorabile perché è la prima volta che un libro che racconta in questo modo la lotta Notav esce per una casa editrice importante, per l'Einaudi, perché è parte dell'operazione politica anche fatta con questo libro, è stato di uscire con una delle più prestigiose case editrici del paese, ma soprattutto con la più importante casa editrice di Torino. Torino, la città dove i Notav per lunghi anni sono stati considerati il nemico pubblico numero uno. Una casa editrice peraltro vicina per frequentazioni all'establishment torinese, che ha considerato per anni, e tuttora in realtà considera l'establishment torinese, il movimento Notav il nemico pubblico numero uno. Tanto che tutti mi chiedevano: ma te lo fan fare il libro? Ma l'Einaudi, adesso me lo chiedo ancora, ma t'ha posto insomma delle condizioni? Hai avuto degli ostacoli? Hai avuto dei problemi con l'Einaudi? No, zero, zero. Cioè l'Einaudi ha creduto in questa operazione, e ci sono
insomma, dei dirigenti dell'Einaudi che hanno messo la mano sul fuoco garantendo per questo libro e mi hanno aiutato in tutto, tanto che a un certo punto hanno addirittura fatto la pubblicità guerriglia contro alcuni giornali, perché una cosa che è stato detto subito in casa editrice era: ci sono due giornali che questo libro non lo nomineranno mai. Uno è La Stampa, appunto il giornale del potere torinese, che è appunto nemico, giurato, insomma, del movimento Notav da sempre. E l'altro è Repubblica, perché è Repubblica, perché appunto se c'è un giornale a livello nazionale che è stato accanito nel diffamare il movimento Notav, oltre al giornale Libero, quelli non li considero nemmeno, è stato Repubblica. Le pagine torinesi di Repubblica sono anche peggio della Stampa. E quindi, se detto subito in casa editrice, quei due giornali lì non solo non lo recensiscono, ma fanno proprio finta che non esista. E quindi bisogna giocare in un altro modo. E quindi compriamo la pubblicità del libro su quei due giornali lì. Hanno fatto la pubblicità di Disturbo. Così una mattina a Torino, io mi immagino appunto un po' di gente che fa colazione, sfogliando La Stampa, so, Caselli, Esposito, Virano, della Telt, tutti questi qua, e a un certo punto così, perché sfogliando La Stampa, a tutta pagina, a un certo punto compare proprio la pagina intera, la copertina del mio libro, che è la bandiera Notav, rivisitata da Zero Calcare, ma è la bandiera Notav. E questa è in valle, qualcuno se l'è messa sotto vetro, se l'è appesa in casa, e Lele Rizzo, uno dei nomi appunto noti del movimento Notav, su Twitter ha scritto: grazie Wuming, è la prima volta che vedo sulla stampa la bandiera Notav non corredata da articolo di merda. Poi su Repubblica in prima pagina hanno comprato invece una manchette, un quadrato con la copertina del libro in prima pagina nazionale. E quindi è stato un modo di dire: tanto la recensione a cosa serve? Serve a far sapere ai lettori abituali di quel giornale che il libro esiste. Quindi la pubblicità va bene uguale, anzi così non scrivono neanche fesserie. Ma il fatto che l'Einaudi ti faccia la pubblicità di Disturbo alla stampa, cioè è una cosa che se me l'avessero raccontata qualche tempo fa non ci avrei creduto. Segno che il vento è cambiato un po' a Torino, non tanto perché ha vinto l'Appendino, queste sono banalizzazioni, l'Appendino stesso è una conseguenza, cioè la sconfitta di Fassino alle amministrative scorse è una, a sua volta una conseguenza che il vento è un po' cambiato, che quell'apparato di potere, quella presa soffocante di quello che è stato chiamato il sistema Torino ha perso un po' di aderenza e ci sono delle parti dove appunto la ventosa non aderisce più, dove, insomma, ci sono dove passa dell'aria, no? E quindi con quell'aria che entra è possibile fare più cose. A un certo punto Repubblica, qui concludo insomma la spiegazione del making of del libro e delle sue immediate conseguenze, Repubblica è stata costretta a nominare il mio libro in una circostanza molto strana, perché c'è un compagno anarchico Notav che si chiama Daniele Peppino, che a un certo punto è stato preso mentre rubava dei libri in una libreria di un centro commerciale di Ulzio in Alta Val di Susa, e lui ha un centro di documentazione e i libri se li procura anche così, e al che uno dice: vabbè, cioè tutti i giorni si fa taccheggio nelle librerie, una quota di furto di libri è considerata endemica dall'industria del settore, editori, scrittori, librai sanno che qualche libro viene rubato, è una roba assolutamente normale, ma questa diventa una notizia perché? Perché Daniele è figlio di Livio Peppino, ex magistrato in pensione ed uno dei nomi insomma più importanti quando si parla di Notav, perché appunto è un ex magistrato che è Notav, che il suo sapere giuridico lo mette al servizio del movimento, smonta gli impianti accusatori, insomma le strategie della procura di Torino, risponde punto per punto alle cose di Caselli, no? Perché Caselli continua anche adesso che è in pensione a fare interviste, a scrivere lettere, giustificando insomma, il proprio operato
così, tranne quando si è trattato di recensire il mio libro, stranamente lì non ha detto nulla su questo. E quindi scrivere la notizia del libro beccato, del figlio beccato a rubare libri è funzionale ad attaccare il padre, e infatti escono i titoli sui giornali: figlio di magistrato Notav ruba libri. Sulla Repubblica Torino, sul sito, addirittura c'era una videogallery di 21 foto della videocamera di sorveglianza, una videocamera di sorveglianza che riprendeva Daniele mentre era in libreria. Ho detto, neanche quando hanno catturato il mostro di Milwaukee, non era così. Poi era anche, a suo modo, sì, vergognoso giornalisticamente, però anche divertente a leggere, perché dicevano che lui nel Giacone aveva 11 libri, cioè, ho detto, neanche il mago Houdini riesce, e infatti l'hanno beccato, perché cioè, magari fino a 10, però quell'undicesimo è quella roba che gli ha sformato il Giacone e l'hanno beccato. Però la cosa bella è che gli è scappato un lapsus, oppure loro pensavano che dire questo fosse diffamatorio o denigratorio nei confronti, perché hanno scritto: tra i libri rubati da Peppino c'è anche un viaggio che non promettiamo breve di Wuminguno. Al che io ho scritto su Twitter: il compagno Peppino si è immolato per costringere Repubblica a nominare il mio libro. Solidarietà al compagno Peppino. Direi che come primo intervento mi fermo qua, e di carne al fuoco l'ho messa, grazie. Come? Andiamo su Robert. Sì, vabbè, in realtà, come dicevo all'inizio, cioè Robert hardcore, come dice Roberto, ce ne stanno parecchie. C'è una roba che trovo molto interessante, e cioè che all'interno del libro rispondi alla domanda, cioè perché proprio lì, perché proprio in Val di Susa, parlando non solo di questi 25 anni, ma parlando della storia della valle, della storia del territorio, di come le esperienze di lotta dal Medioevo fino agli anni 70, piuttosto che le esperienze del cattolicesimo di base, eccetera, si sono sedimentate nel territorio. Questo da una parte è interessante, perché dimostra come anche esperienze di movimento, di lotta, strutture, eccetera, sono importanti, anche se sul momento sembrano robe marginali o comunque di passaggio, comunque lasciano delle tracce. E dall'altra parte dimostrano come poi queste cose vengono riprese, e come la lotta che nasce da queste esperienze sia proprio un processo formativo. Io prima parlavi del Festival Alta Felicità, io ho avuto la fortuna di stare su e di parlare con persone che non sono esattamente il black bloc, diciamo, di cui si legge sui giornali, ma sono signore in tailleur di 60 anni, che ex insegnanti oppure postine in pensione, eccetera, che ti raccontano di come, se quando ti trovi davanti dei celerini che per mezz'ora ne tirano il gas, alla fine, se hai una pietra di fronte, che fai, non gliela tiri? Cioè, questo ce l'hanno detto in valle. Quindi, diciamo, e questa esperienza è veramente molto interessante, perché appunto racconta di come la lotta vada oltre la lotta, cioè sia proprio un'esperienza di vita, un'esperienza formativa. E quindi, ecco, da questo punto di vista, siccome qua da noi, nel nostro territorio, con il terremoto, sta nascendo un'esperienza che ovviamente è in fase embrionale, però sono nate tantissime associazioni, c'è la rete Terra in Moto, di cui facciamo parte anche qua a Macerata, ma di cui fanno parte tantissimi cittadini e altre realtà, di come questa esperienza possa essere non replicata, perché c'è una cosa che tu sottolinei nel libro e che abbiamo provato a mettere anche all'interno, diciamo, di pezzi su Giap che parlano anche del terremoto, cioè non è possibile replicare la Val di Susa, proprio perché la Val di Susa nasce da quelle esperienze, da quella storia e da quell'humus. Ogni territorio però può ritrovare la sua esperienza, il suo humus, la sua narrazione per far partire qualcosa. In questo caso quel qualcosa dovrebbe essere un meccanismo per cui lo Stato risponde in maniera degna ai problemi che abbiamo, andando oltre l'abbandono, che, diciamo, ormai non è più un'emergenza, ma è una fase quasi, diciamo, una strategia, una vera strategia dell'abbandono.
Allora, tanta carne al fuoco. No, parto dalla questione della specificità valsusina, per poi arrivare a quest'ultimo tema. La Val di Susa, e nel libro faccio proprio un lavoro di ricostruzione genealogica, la Val di Susa ha potuto creare quella soggettività notav e quel movimento di massa per via di una storia particolare che ha la valle, che a sua volta deriva dalla sua geografia. La Val di Susa è una valle molto particolare, intanto è molto stretta e lunga e porta da Torino al confine con la Francia. Nel fare questo attraversa territori diversissimi tra loro, perché è lunga 90 km. Quindi parte dall'Interland torinese, in buona sostanza, cioè da paesi della bassa valle che sono veramente molto vicini alla cintura metropolitana e che sono in osmosi con la metropoli, c'è un pendolarismo, no? Da lì alla metropoli, e quindi non sono valligiani in senso stretto, non sono montanari, no? Però da lì, andando verso ovest, si attraversano vari mondi, si attraversa quella bassa valle che è ancora, ma prima lo era molto di più, luogo di industrie, quindi quella lì è una valle di operai, non c'è il nonno di Heidi, c'è la classe operaia che appunto nel Novecento è stata protagonista di lotte lunghe, radicali. E poi andando su si arriva fino a oltre 3.000 metri, si arriva appunto al confine con la Francia, si entra in zona occitana, perché in Alta Val di Susa non si parla più piemontese, si parla un dialetto dell'occitano, la Languedoc, si incontrano i protestanti perché non ci sono più solo i cattolici, quelle valli lì del Piemonte sono terra di valdesi, di evangelici, cioè, tante storie diverse, tante tradizioni. Poi appunto la Val di Susa è tante valli, perché oltre a esserci la distinzione tra Bassa e Alta Val di Susa, che appunto a lungo hanno avuto due diverse comunità montane, perché sono due territori molto diversi, ma poi ci sono anche tutta una serie di valli, di sottovalli, di valloni laterali, ognuno con la sua storia. È una storia che è stata condizionata moltissimo dal fatto appunto del confine, del fatto del valico più che del confine, perché il confine come lo conosciamo oggi è del Settecento, diciamo del valico, perché da lì sono passati tutti per arrivare nella penisola italica. Da lì è passato Annibale con gli elefanti, la Val di Susa lo fa notare sempre, qui è passato Annibale, si è anche cercato di ricostruire esattamente in che punto è entrato con gli elefanti, da lì è entrato Napoleone, da lì è uscito due volte Cesare per andare a fare le guerre galliche, è passato Massenzio, da lì appunto passavano i treni dei tedeschi che portavano vettovagliamenti in Italia e portavano deportati fuori dall'Italia. È una zona che è stata infrastrutturata fin dall'alto Medioevo. Lì c'è la via Francigena, la via di pellegrinaggio, che in realtà appunto oggi pensiamo che fosse solo una via, in realtà è un sistema di tante vie, di sentieri diversi, intervallati da un sacco di stazioni di posta, di luoghi di ristoro, di mercati. Era un luogo di scambio, di incontro, la via Francigena, ed è lì da 1000 anni, interrotta oggi dal cantiere in Val Clarea, perché appunto l'oltraggio di queste grandi opere che proprio non guardano a niente, calano sui territori, cioè aggredendone storie, tradizioni, specificità. Però appunto la via Francigena, ma anche dopo, più tardi, un bel po' più tardi, ma ormai è già passato un bel pezzo anche da lì, la ferrovia Torino-Susa, che è degli anni 50, è già degli anni 50 dell'Ottocento, e poi poco dopo con il traforo del Frejus voluto da Cavour diventa ferrovia internazionale, la Torino-Modan, e poi le due statali del Mont Cenisio e del Mont Ginevro, e poi l'autostrada contro cui la Val di Susa ha lottato, la Torino-Bardonecchia, la A32, un'opera inutile peraltro. Quindi è una valle che ha sempre avuto a che fare col trasporto, col transito, con l'attraversamento, con le infrastrutture, tutte le vertenze
in qualche modo, direttamente o indirettamente, che sono fatte in Val di Susa, sono state vertenze sui trasporti, hanno una sensibilità fortissima sui trasporti, sono ferratissimi, anche perché oltre ad essere una valle d'operai è stata a lungo una valle di ferrovieri e di operai delle ferrovie, perché a Bussoleno c'era l'officina di riparazioni dei treni, c'era il corso dei macchinisti, c'era il deposito delle locomotive, quindi migliaia di persone, se si contano i ferrovieri e le loro famiglie e gli operai delle ferrovie e le loro famiglie, non c'è quasi nessuno che non abbia avuto un parente in ferrovia, dipendente dalle ferrovie dello Stato. Quindi quando si dicono ma questi si oppongono a un treno, non lo sanno che un treno è l'alternativa, no, quelli sui treni sanno tutto, tutto, molto più dei commentatori che sparano cazzate sulla lotta. Anche la resistenza è stata una vertenza sui trasporti, perché si trattava di impedire ai tedeschi di usare la ferrovia internazionale, e quindi la resistenza in Val di Susa è consistita nel sabotare la ferrovia. Hanno fatto degli attentati spettacolari, hanno fatto saltare in aria dei ponti giganteschi, c'è un attentato rimasto proprio famoso, l'attentato al ponte dell'Arnodera, un ponte lungo 60 metri fatto saltare in aria. Tra l'altro nel comando c'era un prete soprannominato Don Dinamite, che ha anche benedetto il tritolo con l'aspersorio prima di far saltare il ponte. E questa presenza, tra l'altro, Don Dinamite non era l'unico, ci sono stati tantissimi preti partigiani in Val di Susa, cosa che ha sedimentato un particolare filone di cattolicesimo progressista, radicale, di base, una sorta di via valsusina alla teologia della liberazione, cosa che è stata molto importante, che ha influenzato nel corso del tempo il movimento Notav, e nel libro racconto questa storia, la componente cattolica che negli anni 70 dà vita al movimento non violento, alle lotte antimilitariste contro l'obiezione di coscienza, contro il carcere per gli obiettori di coscienza, per avere una legge che disciplinasse e proponesse il servizio civile come alternativa, contro le spese militari. Alberto Perino, uno dei nomi più noti del movimento Notav, viene da quel percorso lì, anche di Azione Diretta, gandhiana. Se uno cerca il nome Alberto Perino sull'archivio storico della Stampa, negli anni 70 trova un sacco di articoli, cosiddetto giovani denunciati per vilipendio alla bandiera nazionale, vilipendio alle forze armate, e guardi i nomi, c'è sempre Perino Alberto di Condove, e ci sono anche le foto di lui giovane a processo per reati di questo tipo, no? E poi appunto le lotte operaie, le lotte dei ferrovieri, tutti questi filoni, queste tradizioni sono leggibili nel territorio. Perché non è come nella metropoli, dove il territorio viene continuamente riscritto, sconquassato, ristrutturato, e c'è un continuo ricambio, e i segni non rimangono, e quindi magari una storia che tu trovi sui libri di storia che concerne un particolare luogo, un particolare quartiere, non la puoi andare a leggere sul territorio di quel quartiere, perché magari quel quartiere ha subito una ristrutturazione mostruosa, una serie di speculazioni edilizie e immobiliari, e quindi quella stessa via oggi non somiglia in nulla a come era una volta, no? Nella città è più difficile leggere i segni dei conflitti passati, lì in valle quei segni rimangono. Tu puoi ancora leggere la storia delle lotte operaie sul territorio, la storia delle vertenze sui trasporti sul territorio, puoi ancora percorrere la via Francigena. Queste cose sono importanti, perché la presenza di quei segni consente di riattivare il sistema di riferimenti di quelle lotte e di usarle nella lotta di oggi, cosa che il movimento Notav sa fare molto bene. Il movimento Notav ha un senso della propria genealogia molto spiccato. Loro citano sempre la resistenza, citano le lotte operaie del passato, usano delle tattiche in un nuovo contesto, delle tattiche che vengono da quelle lotte, quindi hanno un senso della profondità, cosa che hanno acquisito, e badate, cioè non è che è sempre stato così in Val di Susa, hanno avuto dei momenti anche lì in cui, come è successo in gran parte dei territori montani, c'è stato uno spopolamento, una desertificazione, una parziale o pressoché totale desocializzazione
seguita poi da un'aggressione al territorio. Lì hanno avuto appunto gli impianti sciistici in Alta Val di Susa, la presenza dell''Ndrangheta in quel business, Bardonecchia in Alta Val di Susa è stato il primo comune del nord commissariato per mafia, quindi cioè, non è che sono sempre stati in fase alta, hanno avuto le fasi di bassa, ma grazie alla lotta notave, alla sua durata nel tempo, si sono riattivati tutte delle cose che erano rimaste dormienti, insomma implicite, sopite in quel territorio, e che la lotta appunto recupera e riprende e se ne nutre e si potenzia grazie a essa. Oggi c'è una conoscenza del passato e del territorio della Val di Susa da parte dei notav e dei valsusini che è preziosa, perché oltre a essersi formati sulla questione dell'alta velocità ferroviaria, essere competentissimi nella cosa a cui si oppongono, cioè che sanno, sono molto meglio appunto di quelli che per le ferrovie sono gli esperti, no? In realtà il valsusino medio è un esperto, ne sa a pacchi di quell'opera, ma sono anche diventati incredibilmente competenti nei confronti della propria storia, perché la lotta, quando dura nel tempo, diventa un gigantesco seminario di autoformazione permanente, un'università popolare, la lotta, ecco. E quindi io cerco di raccontare questo nel libro, partendo dalla geografia, dall'importanza dei trasporti, ma poi cercando di raccontare tutto questo. Molto dipende dalla resistenza, da come è stata fatta la guerra partigiana lì, e infatti loro questo lo dicono sempre. E chiaramente la parte del libro dove racconto questo sono in buona parte storie che loro sanno e che mi hanno raccontato. Una grande soddisfazione che ho avuto è che mi hanno detto: questa non la sapevo nemmeno io. Ogni tanto, no? Che sono quelle cose che ti inorgogliscono, perché vuol dire che hai scavato. Ho trovato delle cose che si sono ripetute nel tempo quasi uguali. Lo sciopero di valle, in cui tutta la valle sciopera, quindi i dipendenti si astengono dal lavoro, ma gli autonomi chiudono, fanno la serrata di solidarietà alla lotta notav, tutti i negozi chiudono, non si tiene più il mercato in piazza, queste cose qua. Lo sciopero di valle, che c'è stato nel 2005, c'era già stato nel 61 in solidarietà alle lotte delle operaie dei cotonifici Valle Susa, e io quindi ho collegato i due scioperi di valle a distanza di decenni. Anche la gigantesca e incredibile sottoscrizione per Alberto Perino, Giorgio Vaire e Loredana Bellone, appunto tre esponenti notav, che erano stati condannati a una pena pecuniaria di 200.000 euro. Sono quelle cose che cercano di schiacciarti per la via economica, cioè peggio di una condanna in carcere, no? Perché appunto ti costringono a ipotecare i beni, a vendere casa e cose così. E quando è arrivata questa presunta mazzata, che sembrava l'arma fine di mondo, no? Che appunto il sistema Torino era lì che gongolava, con questa li stronchiamo, c'è stata una colletta che ha raccolto quei soldi in men che non si dica. Cioè è stata una cosa vertiginosa, io non avevo mai visto una cosa del genere. In una settimana si sono raccolti i primi 100.000 euro. E quindi hanno potuto dare l'assegno col sorriso sulle labbra, tra l'altro poi in appello la somma è stata dimezzata, adesso è la controparte che deve restituirne metà, e quindi sono anche soddisfazioni. Ma io ho trovato un fatto analogo su scala minore, ma identico, che si è svolto nel 1901 a Susa, quindi ho cercato di fare questi collegamenti. Ora, la cosa che dico sempre, Simone giustamente ricordava, c'è un chiodo fisso nel libro, che non si può esportare la Val di Susa. In passato i movimenti hanno detto: portare la valle in città, fare come in Val di Susa. No, perché la Val di Susa è la Val di Susa. Tu non puoi prendere pari pari le cose che fanno là e farle altrove. Non funzionerebbe, perché tra l'altro a fare certe cose loro sono arrivati dopo un percorso di anni e anni. Partire da quelle, cioè in Veneto, in una vertenza territoriale importante nella riviera del Brenta, qualcuno ha proposto di fare l'acquisto collettivo dei terreni e si è scontrato con una mentalità diffusa nel territorio veneto: la mia terra, la mia roba, e non si è riusciti a fare l'acquisto collettivo dei terreni. Ma anche in Val di Susa all'acquisto collettivo dei terreni sono arrivati dopo anni e anni di lotta, perché ci vuole una fiducia reciproca, ci vuole una tenuta nel tempo per poter fare questa cosa, no?
Quindi non si può esportare la Val di Susa, ma si può prendere esempio il loro rapporto col territorio e con la storia di quel territorio. Quello si può prendere esempio. Ogni territorio ha le sue peculiarità, ha le sue storie. In ogni territorio che non sia stato irreparabilmente devastato e sottoposto periodicamente appunto a delle trasformazioni radicali, in ogni territorio sono leggibili i segni dei conflitti passati e quindi i conflitti passati sono recuperabili grazie a quei segni e certe cose possono essere delle tattiche, può essere anche solo un sentimento di fondo, eccetera, di quelle lotte passate possono essere usate nella lotta di oggi. Questa è la lezione della Val di Susa. Ogni territorio deve studiare la propria storia, studiare come i conflitti lo hanno plasmato e trasformato, e da questa conoscenza deve trarre linfa vitale per la lotta che lo proietta verso il futuro. Questa io credo che sia la vera lezione del movimento valsusino. Non fare come in Val di Susa, ma ogni luogo è diverso e in ogni luogo si può fare. Anche nel luogo che sembra più deturpato, che sembra più aggredito, perché anche in pianura padana una cosa che torna spesso nella retorica, no, di chi vuole imporre le grandi opere, ad esempio, è tanto quel territorio lì non è mica incontaminato, cioè è già inquinato, ci passa già la tale autostrada, cosa volete difendere? Non c'è niente da difendere, no? Quindi facciamo anche quest'altra cosa, come se appunto dicessi io oggi ho mal di testa, va bene, ti do una bastonata in testa, così, tanto c'hai già mal di testa, no? E anche in Val Clarea, appunto in Val Susa, hanno detto facciamo il cantiere lì del tunnel geognostico, tanto non è mica una valle da cartolina, in mezzo ci passa l'autostrada, però attenzione perché questo è pericolosissimo. Perché per quanto un territorio sia aggredito, può sempre essere aggredito di più. Quindi se noi partiamo accettando la premessa, tanto quel territorio non è più recuperabile e è compromesso definitivamente, gli diamo semplicemente carta bianca per distruggere ancora di più e imporre delle cose che tra l'altro hanno degli effetti negativi anche oltre quel punto lì preciso del territorio, no? E quindi hanno rifiutato questo in OTAV e sono andati prima, molto prima, che aprisse il cantiere, appunto, prima ancora che esistesse la libera Repubblica della Maddalena, hanno organizzato delle spedizioni, delle comitive, delle escursioni collettive per permettere ai valsusini di innamorarsi di quel particolare luogo, dicendo è vero, in mezzo ci passa l'autostrada, ma guarda qui le coltivazioni di lavanda, senti il profumo, guarda questi castagni antichi, lo sai che lì passa il torrente, che lo sai che e quindi raccontando la storia di quel territorio e di quello che ancora non era pregiudicato, insomma che non era ancora appunto perso, quindi lasciando perdere l'autostrada, è vero in mezzo ci passa l'autostrada ma non è tutta autostrada questa valle, e poi hanno cominciato a piantumare, a piantare piante nuove, no? Perché ognuno si affezionasse a quel luogo perché ci aveva piantato lui un alberello, lui o lei, no? E quindi hanno fatto questa operazione che è importante. Wuming Du, il mio appunto socio di collettivo, ha fatto un discorso così sulla pianura padana nella sua parte più devastata, una delle più devastate, cioè perché è andato a piedi da Bologna a Milano e ha scritto questo libro che si chiama Il Sentiero Luminoso. All'inizio il libro lo dice, attenzione, se noi accettiamo l'idea che la pianura padana è irreparabilmente perduta, che tanto è solo capannoni, infrastrutture, cemento e asfalto, noi semplicemente diamo mandato per distruggere anche quello che è rimasto, e quindi cerca di scoprire quello che è rimasto e far vedere che al di là del cliché, al di là appunto che non è proprio un cliché, cioè è un fondo di verità, la pianura padana è veramente devastata, aggredita, cementificata e inquinatissima, ma perfino in pianura padana ci sono delle parti di territorio da salvaguardare, e in ogni caso ciò che è costruito può essere demolito, un territorio può essere recuperato per quanto gravemente sia stato ferito, ci sono delle resistenze sui territori, ci sono delle buone pratiche, ci sono delle esperienze virtuose che vanno valorizzate. Se noi accettiamo l'idea ormai quel territorio è perduto, siamo fottuti, ok? E quindi questa è una premessa che il movimento Notav, leggendo la loro storia, contribuisce a distruggere. Ecco, questa cosa per me è molto importante. Venendo alla questione della strategia dell'abbandono,
la strategia dell'abbandono è connessa alle grandi opere, è una questione anche di vasi comunicanti al livello più, cioè quello che può comprendere chiunque, anche chi non segue da vicino quello che succede qua, cioè che se tu sperperi i miliardi di euro nelle grandi opere, la cementificazione eccetera, togli risorse a una tutela del territorio e a un recupero del territorio, e questo è il livello minimo. Però poi c'è qualcos'altro, perché la strategia dell'abbandono va oltre, perché se tu premi praticamente, fai tutto, predisponi tutto perché un territorio venga abbandonato, vuol dire che dopo tu in quel territorio hai mano libera di farci quello che vuoi, di farci passare appunto strutture impattanti, di fare qualunque cosa, di imporre un modello di sviluppo che non è quello desiderato dagli attuali abitanti di quei territori. La strategia dell'abbandono è in fondo declinata in un'altra maniera, la stessa strategia del dire che un territorio è perso perché ormai è tanto deturpato, perché cambia la premessa. Qui non stai dicendo che il territorio è stato già talmente tanto aggredito che è perso per quello, però poi passano discorsi più subdoli. Ricostruire lì è un casino, capito? Il terremoto diventa la scusa per far passare il tipo di discorso che altrove invece fanno usando la pesante infrastrutturazione del territorio. E alla fine però il risultato è lo stesso che si vuole ottenere, ok? Anche non volendo, perché non è questione di volontà di singolo politico, magari anche, però è proprio il funzionamento automatico del sistema. Il funzionamento automatico del sistema ti porta lì a dire... ma cosa volete rimanere ad abitare da quelle parti lì? Ma che cazzo ve ne frega sti villaggetti? Cioè, vi facciamo andare da un'altra parte e lì non ci dobbiamo nemmeno più preoccupare di garantire i servizi per due montanari con tre vacche, là, così. Ma lasciamo perdere, cosa dobbiamo stare a fare? Perché poi appunto quel territorio lì diventa preda di ogni possibile speculazione e aggressione. Nel momento in cui il territorio viene abbandonato, non a caso le grandi opere che hanno aggredito le montagne in questi decenni di appunto pseudo sviluppo e cose varie, hanno aggredito dei territori nei quali prima era accaduto un allentamento del presidio da parte degli abitanti, la vigilanza, perché spopolati, perché zone di emigrazione, eccetera. E dopo, capito, in una zona già indebolita da uno spopolamento, da un invecchiamento, è più difficile che si sviluppino resistenze a un'aggressione. Quindi la strategia dell'abbandono diventa una premessa proprio sistemica a nuove aggressioni del territorio. Ecco, mi fermo qua. Tu adesso parlavi del appunto che con dinamiche diverse poi la condizione finale tra grandi opere o comunque strategia dell'abbandono poi è la stessa. A seguito del terremoto e diciamo dei problemi che si sono verificati, ma che si stanno verificando, perché dopo la neve e tutto il resto, insomma, sappiamo i ritardi ormai per le casette di legno, non, a livello burocratico non si capisce come fare le richieste e quant'altro. Detto questo, la cittadinanza sta iniziando a, cioè la popolazione, chi abita in montagna, sta iniziando a comunque a ribellarsi a questo meccanismo. Stanno nascendo delle reti, prima parlavamo di terremoto, ci sono state le prime manifestazioni e ciascuno con la propria storia prova a ribellarsi a questa, diciamo, a questo meccanismo. È notizia di qualche giorno fa di un abitante, dell'ultimo abitante di Pescara del Tronto, che è stato arrestato e gli è stata data resistenza e interruzione di pubblico servizio semplicemente perché si è rifiutato di abbandonare il paese dove abita, esatto, Pescara del Tronto, e dove ha visto morire i suoi compaesani. È stato arrestato, gli è stato fatto il processo per direttissima. Questo è solo un elemento, ma è piuttosto simbolico. Come è simbolico il fatto che Curcio, il capo della protezione civile,
all'accenno delle prime proteste, dei primi malumori, ha dichiarato: non sapete cosa dite, chi attacca il sistema della protezione civile attacca il sistema paese, che verrebbe a dire esattamente quello, perché e, diciamo, siamo appunto agli inizi, ma già si intravede la risposta dello Stato a quella che è, diciamo, la resistenza sul territorio a questa strategia dell'abbandono, comunque a queste tematiche. Tu sul libro parli, hai citato Caselli, ma comunque l'aspetto repressivo è centrale, anche perché appunto in Val di Susa se ne parla a tratti, eccetera, ma poi leggendo il libro uno scopre che la risposta, diciamo, repressiva è stata molto forte. Chiaramente c'è sempre la risposta del movimento, ma quello è un elemento piuttosto centrale, siccome ritengo che sia importante, anche vista la, diciamo, il luogo dove c'è questa dove stiamo tenendo questa presentazione, ti chiedo di, insomma, di parlarne, di accennarne. Parto da cosa che comunque si stanno manifestando delle resistenze. Le resistenze devono avere una precondizione che è, cioè, sembrerà strano usare questa parola, è l'amore. Sono settimane che sto leggendo testimonianze da queste, no, dalle zone del terremoto, dalle Marche in particolare, cronache mesopotamiche, terre in moto, letteratura, sto leggendo su vari siti, blog e social network racconti, e mi colpisce una cosa, che molto spesso in questi racconti le case che si è stati costretti ad abbandonare, le case che sono state distrutte, sono trattate come esseri viventi, come esseri senzienti. C'è avevo letto un racconto molto bello di, insomma, una signora che diceva: coi vigili del fuoco siamo andati cercando di entrare in casa mia perché volevamo chiudere un buco che si era fatto nella parete esterna della stanza di mio figlio, e volevamo provare a entrare in casa per insomma in qualche modo chiudere quel buco con dei teli, con qualcosa, no? E però i vigili del fuoco, per quanto colpissero, non sono riusciti ad aprire la porta di casa nostra, quindi non siamo riusciti a entrare. Ho detto: la casa si è rifiutata di farsi vedere in quelle condizioni. Scritto: la casa ha resistito perché non voleva che noi, appunto, soffrissimo vedendo come è ridotta dentro, ce lo possiamo solo immaginare. Ha detto: e quindi ci ha risparmiato questa vista, ha avuto un sussulto di dignità la casa. Un'altra diceva: casa nostra l'ha costruita mio padre e ne ha ristrutturate tante altre qui in paese, e io sono stata commossa per la bravura di mio padre nel vedere come le case hanno cercato in tutti i modi di resistere alle scosse, come se appunto fosse una volontà. Hanno ceduto solo quando si è arrivati a 6,5, un livello a cui nessuno ci aveva detto che si sarebbe potuto arrivare, ma hanno lottato. Le case hanno lottato. A me queste, a parte che mi sono commosso tantissimo a leggere queste cose, le case hanno avuto un sussulto di dignità, le case hanno lottato, è un'immagine meravigliosa, poi da scrittore, no? E immagini che sono venute spontanee alle persone di quei paesi. Questo testimonia un amore per il proprio territorio, per il saper fare del proprio territorio, la bravura di mio padre, la dignità di casa mia, è una cosa toccante, è meravigliosa. Quando c'è questa premessa qua, può nascere la resistenza, perché altrimenti no, se si sta in un territorio che si considera anonimo, in un quartiere dormitorio, nello sprawl padano, è più difficile, ma così invece la precondizione c'è, quindi la precondizione per la resistenza è l'amore. Ci sono delle altre spie linguistiche che fanno capire che si sta sviluppando una resistenza, intanto l'uso tranquillo da parte di tutti della parola deportazione, ci stanno deportando sulla costa, con anche dei giochini di parole, deporto recanati, ci sono anche dei giochi di parole, però sul concetto di deportazione non è scontato che passi questo concetto della deportazione, che può sembrare fortissimo, parte di un linguaggio militante, di una metafora che richiama il nazismo, e invece tutti stanno usando tranquillamente deportazione, che appunto è una denuncia forte, come del resto ormai tutti stanno parlando di strategia dell'abbandono. E quindi vuol dire che, insomma, la sensibilità si è sviluppata, insomma, buona parte della popolazione ha ben presente cosa sta succedendo e probabilmente cosa si sta cercando di fare, l'incazzatura c'è, quindi, insomma, i prerequisiti per una resistenza collettiva, per un rafforzamento delle reti di resistenza, per azioni anche di disobbedienza civile, insomma, perché Enzo la restano perché è da solo, ma se non sei da solo...
come fanno? Non ti arrestano, no? Capito? E quindi queste cose ci sono, e sono incoraggianti e sono anche commoventi. E quando è stato arrestato appunto a Pescara del Tronto Enzo, questo signore colpevole di rimanere nella zona rossa, io sono andato a leggere un po' di cose su di lui, perché lui era stato intervistato e lui faceva un'analisi lucidissima della situazione. Diceva: qui il nemico è la mano nera. Ha usato questo concetto, questo Enzo. La mano nera, come la mafia, no? La mano nera. La mano nera sono persone che sono del luogo, sono poteri locali, anche piccoli poteri locali, che però fanno sistema e che sono quelli che hanno consentito che questi territori fossero aggrediti, che fossero cementificati, che fossero negletti, che fossero, che ci passasse la tale grande opera e cose del genere. Diceva: attenzione, perché il nemico non è a Roma, sì, chiaro che è a Roma, ma il nemico è la mano nera, cioè sono i nostri che consentono questo, perché hanno un'idea miope, idiota di sviluppo, oppure perché pensano solo al loro piccolo cabotaggio politico o al loro piccolo business immediato, al far girare le betoniere dell'azienda amica. E questa è una cosa che in valle, ad esempio, cioè, risuona tantissimo, oltre al fatto che la mano nera risuona con quella allegoria dell'entità, no, che io uso nel libro, nelle parti più, diciamo, propriamente orrorifiche, perché c'è una parte horror proprio propriamente di romanzo del terrore nel libro. E quindi ho visto che appunto questo qua non è il suonato del paese, questo è uno che c'ha una lettura della fase lucidissima, cioè è uno che sa benissimo che sta compiendo un'azione di disobbedienza ben conscia, sorretta da un pensiero forte di quello che sta succedendo e di quello che lui non vuole far succedere. Chiaramente è l'unico che rimane nella zona rossa, lo arrestano pensando di fare l'azione esemplare. Lì c'è l'analogia con quello che fa la procura di Torino, che ogni tanto beccano uno e gli un trattamento incredibile, no, pensando di intimorire, in realtà ottengono l'effetto boomerang. L'arresto di Enzo ha fatto solo incazzare la gente, e quindi non è ammonitore, no, che adesso tutti staranno attenti eccetera, no, delle due è una cosa che fa aprire gli occhi ancora più gente: cazzo, questo è arrestato perché vuole restare vicino a casa sua. È una roba che, capito, tutti dicono assurdo questa cosa qua. Quindi mi sembra che come inizio di repressione, di uso di pene esemplari e cose del genere, di trattamenti a pece e piume individualizzati, mi sembra che siano partiti male e si dirigono, insomma, dalle parti di Padalini e Rinaudo e dei PM con l'elmetto, quindi con l'uso sistematico del boomerang, di azioni che anziché intimorire la popolazione creano maggiore consapevolezza. Appunto, dicevo, Enzo è arrestato perché è da solo, ma nel momento in cui un'azione di violazione della zona rossa dovesse essere fatta da tutti gli abitanti di quel borgo, ad esempio, sarebbe molto più difficile, da parte loro appunto isolare e reprimere e fare una cosa del genere. Non credo che siano azioni inconcepibili, mi sembra che siano nell'ordine della realizzabilità, ecco, anche vedendola da fuori e semplicemente come uno che legge, vedo che comunque c'è un fermento e ci sono appunto, come dicevo prima, delle spie linguistiche che fanno capire che più che la rassegnazione sta crescendo l'incazzatura. Prima di lasciare spazio alle domande, al dibattito, io ti pregherei di, diciamo, raccontarci come il libro, con la sua nascita, insomma, si è intrecciato con, a livello spazio-temporale, col territorio. Perché appunto c'è una serie di... ci troviamo a parlare di terremoto in un centro sociale che si chiama Sisma, che è nato a 2 mesi dal sisma del 90, dopo 2 mesi dal sisma del 97, che quest'anno fa 20 anni dopo il sisma del 2016, e la scrittura di questo libro, che abbiamo visto che anche a livello di contenuti si intreccia con questo territorio, anche, ecco, c'ha una storia un po' particolare, ti invito a raccontarla. Vabbè, il libro è stato scritto in parte proprio qua, cioè a Colmurano è stato scritto, in una stanza del agriturismo Agramater, appunto, e che è anche ringraziato nel libro Lara e tutti quanti. A un certo punto avevo bisogno di un buen ritiro, avevo bisogno di
ogni tanto appunto ho bisogno di momenti proprio di vera e propria clausura in cui non faccio nulla se non scrivere da mattina a sera, a parte i bisogni corporali chiaramente e il nutrirsi, e ero in un momento insomma di particolare bisogno, e ho mandato, perché poi va fatta una premessa: il libro è stato spedito a puntate a una serie di lettori di prova, tra cui anche Simone, che lo ricevevano proprio a puntate, tipo una serie TV. Io finivo di scrivere un pezzo, lo tornivo, lo sistemavo in modo che avesse una certa autoconclusività, avesse l'aggancio alla puntata successiva che crea suspense, eccetera, e poi lo mandavo a un comitato di lettori sparso in tutta Italia, tra cui diversi valsusini, chiaramente, ma anche persone di altri territori. In particolare, un fulcro di lettori di prova era la mailing list del collettivo Alpinismo Molotov, che appunto collettivo di compagni che si occupano di montagna, eccetera, a cui è iscritto anche Simone, anche Michele Massetta, insomma, e mandavo a puntate il libro che loro leggevano, ne discutevano in mailing list, mi davano del feedback, mi davano dei suggerimenti, i valsusini mi dicevano: ma quella volta è successa anche quell'altra cosa lì, mentre quella volta nella nube di lacrimogene a un certo punto ho visto passare un somaro, degli aneddoti così, no? E che io, questo del somaro no, però ho integrato, e addirittura ci sono dei pezzi di queste discussioni nel libro. A un certo punto mando in mailing list una richiesta, dico: mi sapete indicare un luogo d'Italia dove posso andare in ritiro, dove appunto non vedo nessuno, dove scrivo e basta, dove ci sia il wifi, ma che per il resto sia appunto un posto dove posso stare nella massima tranquillità, perché ho proprio bisogno di almeno una settimana così. Ed è arrivato da Simone il suggerimento della Gramater a Colmurano, dove sono andato e mi sono trovato da Dio, quindi adesso faccio anche lo spot, no? Anche lo spot. Tant'è che alla fine ecco. Alla fine del libro ci sono i luoghi, quando chiudo il libro ci sono i luoghi in cui è stato scritto, sono Bologna, Colmurano, Trieste, Dogato è il mio paesino nel Ferrarese dove stanno i miei, e quindi c'è questa presenza delle Marche, insomma questa sorta di sigillo marchigiano nel libro, quindi alla fine è un cerchio che si chiude, il fatto che ci si trova qui al Sisma a parlare appunto dell'aggressione del territorio delle Marche, cercando di farlo risuonare con l'aggressione subita dalla Val di Susa, perché comunque appunto una parte del libro è stato scritto qui, e il terremoto c'era già stato, non c'era ancora stata la gigantesca scossa, quella di fine ottobre, però insomma era da agosto che si era in situazione di virgolette, bisogna sempre usare le virgolette, post terremoto, perché poi in realtà non è post per niente, perché il terremoto poi continua con scosse tutti i giorni, lo sapete meglio di me, non ve lo devo dire io, però appunto il post terremoto è un'espressione che viene usata sui giornali, in TV, eccetera, ma non c'è alcun post, però appunto già allora era da agosto che si andava avanti così, e il libro è uscito tra l'altro più o meno in concomitanza con la grande scossa di ottobre, perché è arrivato in libreria il 31 ottobre, e qui anche questa cosa è singolare, insomma ci sono tanti echi, tante risonanze tra appunto la situazione marchigiana e la storia di questo libro. Beh, io ringrazio Roberto e invito chi vuole, con o senza microfono, a fare domande. Al commentatore in posizione che magari sarebbe
Sì, anche perché io ho cominciato a riflettere in maniera intensiva sulla Val di Susa, che i social c'erano già e il movimento già li usava. Una delle prime cose che feci occupandomi di movimento Notav Valsusino fu proporre il dirottamento di un hashtag il 3 luglio del 2011, quando ci fu l'assedio del movimento all'inizio di cantiere, si era pochissimi giorni dopo lo sgombero violento della Libera Repubblica della Maddalena, e decine di migliaia di persone assediarono quell'abbozzo di cantiere, quel preludio di cantiere, e ci fu una battaglia che durò tutta la giornata con 3.000 lacrimogeni lanciati, violenza da parte del porte dell'ordine, pietre tirate, insomma. E quel giorno lì però l'hashtag Notav su Twitter, nonostante fosse utilizzato veramente da migliaia e migliaia di persone, perché chi era lì twittava eccetera, non compariva nelle tendenze. Qualcuno parlava di censura dell'hashtag, molto probabilmente perché era già stato in tendenza nei giorni precedenti per via dello sgombero della Repubblica della Maddalena, e quindi l'algoritmo non lo faceva tornare in tendenza dopo così poco tempo. Quel giorno in tendenza c'era Saldi, perché c'erano i saldi, e allora io avevo proposto di usare come hashtag Notav, ma assieme a Nervi Saldi, di modo che chiunque cliccava su Saldi si trovava la telecronaca degli scontri di quel momento lì. E questa cosa era piaciuta come idea, poi non è che abbia cambiato le sorti della giornata del movimento, era un piccolo esperimento di, appunto, come si dice, hashtag hijacking, appunto di dirottamento di una parola chiave su un social network. I Notav usano sia Facebook sia Twitter, usano anche Telegram, usano anche dei social network virgolette minori, e lo fanno in maniera molto metodica e disciplinata, sono sempre molto precisi anche nell'uso dei social network. Certo, questo sicuramente, come dicevi te, deriva dal fatto che quando sono arrivati i social network i Notav erano già una realtà molto strutturata, quindi non si sono dispersi nel flame war, nel rispondere ai troll, ai mentecatti e cose di questo tipo. E soprattutto, però il problema è un altro per me, non è tanto i troll, il fango, la spazzatura, le minchiate. Il problema dei social network è che rischiano di essere sostitutivi della lotta, perché tu sei già contento di esserti espresso su Facebook e non fai altro. Hai espresso il tuo mugugno, ti sembra di aver già fatto giornata, io sono contro, l'ho detto, e non fai più niente. E questo è chiamato in inglese clicktivism, il clicktivismo. No, perché invece di fare attivismo sei lì su Facebook e metti un like o fai uno sfogo o dici che il tal politico è uno stronzo, basta, fine. E questo è il vero rischio dei social network, non è tanto appunto il fatto che si diceva, no, dell'esasperata aggressività, della difficoltà di far passare un messaggio in mezzo alla merda e cose. No, per me il problema principale è quello lì, che fanno da incanalano le energie delle persone in luoghi dove vengono dissipate queste energie. È proprio una questione di termodinamica, di dissipazione appunto del messaggio, delle energie, dell'incazzatura. Quando però invece c'è una situazione concreta e reale già esistente fuori dai social, allora lì possono essere usati invece come strumento di coordinamento, di integrazione, di informazione, ci si tiene in contatto, voglio dire, tutte le più importanti lotte degli ultimi anni a livello internazionale hanno innovato il modo di usare i social, ed erano lotte vere,
cioè non era il clicktivismo. Quindi anche lì bisogna capire bene la logica di fondo, come funzionano gli algoritmi, quali sono i rischi, quali sono i pericoli, e approcciarsi in maniera strategica ai social. Che non vuol, non è, spesso si fa un errore, tra l'altro, che è quello di dire tipo Facebook è uno strumento, non so, come un bastone, lo si può usare in tanti modi, dipende da come lo usi. Attenzione, perché non è una questione di volontà del singolo, perché Facebook ha una sua logica di fondo, cioè proprio che è intrinseca nel social network, ha degli algoritmi, ha dei funzionamenti automatici che premiano certi comportamenti e puniscono altri, che ti dissuadono dal fare una cosa e ti persuadono dal fare un'altra. Quindi non è uno strumento neutro, non è un utensile Facebook, è un mondo che ha delle leggi che tu poi nemmeno conosci, non sai nemmeno se le stai trasgredendo o no. Però se tu fai qualcosa che all'algoritmo non piace, vieni punito in termini di visibilità, in termini di popolarità, e quindi pian piano vieni spinto in una certa direzione che è omologante. Perché una cosa che ad esempio Twitter ha meno è che su Facebook, se non si sta attenti, si finisce tutti per comunicare allo stesso modo, perché è un mezzo fortemente omologante. Allora, se tu lo studi questo algoritmo, se tu ci fai degli esperimenti, se tu ti rendi conto, allora Facebook lo potrai usare anche in una maniera peculiare e non omogeneizzata a quella di tutti gli altri. E il movimento NoTav lo usa in una maniera sua, che non è appunto dispersiva, non è così. Però non è facile, perché spesso c'è questo equivoco: dipende da come lo usi, ma non lo decidi tu da solo. Cioè tu potrai usarlo in maniera diversa se lo capisci, perché altrimenti lo usi come vuole lui, non come vuoi te. Ciao, intanto ti faccio complimenti per la lucidità e la passione che trasuda, insomma, dalla tua testimonianza. Una cosa che mi colpisce, non solo riferito al NoTav, ma a tutti i movimenti un po', che c'è questa tendenza del, chiamiamolo sistema, di in qualche modo deprezzare l'aspetto culturale e di preparazione degli stessi movimenti. Ma non capiscono niente, non sono competenti, che ne sanno? È successo con il movimento NoTrev, con tutti quanti, c'è sempre questo aspetto, ecco. Mentre invece ci sono analisi lucidissime, persone preparatissime, competentissime, che portano avanti queste lotte, ma che vengono sistematicamente appunto accusati invece di essere dilettanti, populisti, eccetera. Quanto questo è un disegno ben preciso, quanto è pesato, quanto condiziona tutta la battaglia, non solo il NoTav, ma anche degli altri movimenti, a tuo avviso? Grazie. È una strategia intenzionale portata avanti in perfetta malafede dagli organi di informazione, che spesso sono proprietà degli stessi gruppi di potere che vogliono quelle grandi opere e che le costruiscono addirittura, e portata avanti da politici asserviti. È molto semplice. Qui non si parla di un funzionamento automatico, omeostatico, di una spinta sistemica. Qui ci sono delle cose che sono perseguite. Se uno analizza, ed è stato fatto, cito anche delle ricerche in tal senso nel libro, se uno analizza il modo in cui è stato rappresentato il movimento NoTav dai grandi giornali, soprattutto da Repubblica e dalla Stampa, anche il Corriere, per carità, ma meno, i più avvelenati sono Repubblica e la Stampa, e secondo me Repubblica peggio della Stampa. Io credo che Repubblica sia uno dei più grossi problemi politici del paese, un giornale vergognoso per quel che mi riguarda, vergognoso proprio, un giornale partito che ha fatto danni enormi, Scalfari con la sua pretesa di scegliere lui i re, di incoronarli,
e non ne ha mai azzeccata una, peraltro, cioè forse uno dei personaggi più sopravvalutati nella storia del paese. Per me Repubblica è un vero problema politico, è il vero partito nemico. Ma al di là di questo, no? Se uno vede come è stato rappresentato il movimento No TAV Valsusino nel corso degli anni, non può che concludere che questo è stato fatto scientemente e in perfetta malafede. Perché è talmente evidente che le ragioni, le competenze, la conoscenza stanno tutte da una parte, e dall'altra invece hai, non so, l'ex governatore del Piemonte Cota, a cui chiedono: ma a cosa serve la TAV Torino-Lione? Lui con l'occhio sbarrato fa: potrebbe portare a un'apertura psicologica del Piemonte all'Europa. Queste sono le argomentazioni. Dall'altra parte ti dicono: era stata pensata per i passeggeri non ci sono, i treni che andavano a Lione sono stati in gran parte soppressi perché viaggiavano praticamente vuoti, quindi non è per i passeggeri. Hanno detto poi che sarebbe stata per le merci, ma in nessuna parte del pianeta le merci viaggiano sull'alta velocità per tutta una serie di motivi, e quindi hanno detto non sarà più alta velocità, sarà alta capacità, treni ad alta capacità. Sigla che non si è mai imposta, perché se vengono a dirti ti faccio un attack, tu pensi ad altro, pensi al trauma cranico, al tumore al cervello. Quindi questa roba dell'attack non è mai passata. Noi treni a alta capacità, sul tuo territorio vengo e ti faccio un attack. No. E poi hanno detto che lì sarebbero passati milioni di tonnellate di merci ogni giorno e cose del genere. Cosa che non si è mai materializzata, non esiste alcun significativo traffico di merci su quella direttrice tra Italia e Francia, due economie sviluppate molto simili tra loro, che quindi non hanno traffici significativi di scambio tra i due paesi, anzi è precipitato drasticamente il traffico merci su quella direttrice. I notaf ti fanno vedere proprio tutti i grafici e tutto quanto, e poi l'impatto che avrebbe sul territorio, l'inutilità, lo sperpero, tutto questo ti viene detto dai notaf. Dall'altra parte ti dicono: è il progresso, non si può fermare il progresso. Adesso ormai il progetto della Torino-Lione in pratica è stato smembrato, non esiste quasi più, esiste solo il tunnel di base da Susa a Saint-Jean-de-Maurienne. E allora tu gli dici: ma scusate, ma se il resto della linea non esiste più e non esisterà mai, a cosa serve il tunnel di base? Io ti rispondo: li stanno facendo tutti i tunnel di base, il Gottardo, il Leuchtberg, e noi no. Cioè, questi sono gli argomenti, ma sono talmente deficienti come argomenti, nel senso proprio sono mancanti, fallaci, mancanti di alcuna logica, hanno un deficit totale di razionalità, e però li portano avanti. E non è che sono segrete le valutazioni reali, i dati ce li hanno anche loro. Uno non può che concludere la totale disonestà intellettuale. Io non ho altre spiegazioni su questo, perché è vero che c'è anche una ignoranza bestiale, i politici di trasporti, di infrastrutture non sanno assolutamente nulla, si vede nelle intercettazioni di Maurizio Lupi all'epoca dello scandalo in Incalza, per cui dovete dare le dimissioni da ministro di infrastrutture e dei trasporti. Cioè, dall'altra parte c'è Incalza, super dirigente della struttura del ministero dei trasporti che si occupa di grandi opere, e dall'altra c'è Lupi, cioè quell'intercettazione fenomenale dove c'è Lupi, dice: mi devi intervistare con il Corriere della Sera, non so nulla, cosa gli dico? Ad esempio, la Pedemontana è una strada o una ferrovia? Cioè, quindi sì, non sanno niente, però siccome sanno di non sapere niente, cioè quando uno sa di non sapere niente e parla, si chiama malafede. Ecco, quello è malafede. Cioè, in tutti questi anni, se uno va a vedere il consenso scientifico sulla Torino-Lione, vede che contro la Torino-Lione si sono espressi tra i più importanti economisti dei trasporti a livello italiano ed europeo, si sono espressi i più grandi esperti di logistica, si sono espressi, vabbè, ovviamente naturalisti e tutto quanto, ma tanto quelli non sono considerati, no? Però si è espressa la Corte dei Conti francese ben tre volte, si è espressa contro una commissione tecnica designata dal Parlamento francese. Cioè, quando uno vede che si accumula tutta questa cosa da una parte e dall'altra niente, non puoi che concludere che appunto questa cosa è fatta scientemente, di ignorare, perché in nome del business di aziende amiche
in nome, insomma, degli appalti, del sistema degli appalti, insomma, in nome del drenaggio di denaro pubblico, perché appunto sono miliardi e miliardi e miliardi di euro di soldi pubblici, soldi nostri che vengono sperperati nelle grandi opere per far guadagnare aziende private senza alcun rischio di impresa, perché i general contractor, proprio quelli che realizzano le opere, dopo non ce le avranno anche in esercizio, non ce le avranno in gestione, quindi non hanno nemmeno alcun interesse a farle bene, anzi se le fanno male avranno altri contratti per poi metterle a posto. Quindi sì, è una strategia scientemente perseguita, e per quel che mi riguarda è veramente una roba criminale. Nessun altro? Rivendicare lo Stato e la decisione statale quasi come questione di principio, quasi sì. Come fosse, no? Lo Stato etico ha deciso questo, la yes. Democrazia si è espressa e oramai voi potete votare quanto cazzo vi pare, ma noi dobbiamo far valere il principio democratico, no? Il sì. Parlamento che ha deciso. Perché sì. Secondo me ultimamente questa visione ha preso molto il sopravvento, cioè si sono resi tutti conto che è un po' una cazzata, però sì. Non si può fare il passo indietro perché sennò perdi la pace. Sì, questo lo ha detto a chiare lettere un PM, Marcello Maddalena, io riporto lo stralcio della sua requisitoria a un processo ai Notav, un processo importante, il processo d'appello per i famosi fatti del compressore incendiato, in cui la Procura di Torino pretendeva anche contro il parere della Cassazione che questi quattro ragazzi fossero condannati per terrorismo. E questo pubblico ministero Marcello Maddalena a un certo punto dice proprio, lo cito testualmente dalla trascrizione della requisitoria nel libro, dice: perché anche il premier Renzi, perché era prima del referendum, no? Perché il premier Renzi era contro la Torino-Lione, lo ha scritto anche nel suo libro del 2013, lì oltre la rottamazione, che è un'opera inutile, eccetera, ma poi quando è diventato Presidente del Consiglio ha appoggiato l'opera in tutti i modi, la porta avanti, eccetera. Forse perché ha cambiato idea sull'opera? No, perché ormai l'opera è stata decisa, lo Stato ha detto che va realizzata, e quindi se lo Stato ha detto che va realizzata, altrimenti ci sarebbe una crisi di legittimità delle istituzioni, eccetera, eccetera, e quindi va fatta, inutile o no, anche a costo di mandare l'esercito, dice, questo è un PM, quindi è vero, c'è quella cosa lì, è diventata una questione di principio, che si collega, insomma è la stessa di cui dicevo all'inizio, non si può riconoscere nulla ai Notav, non si possono riconoscere le vittorie che hanno conseguito nel corso degli anni, e quindi figurarsi se si può rinunciare all'opera, quindi facendo vedere che la lotta dal basso paga. Ne deriverebbe veramente una crisi di legittimità di tutti quelli che quest'opera l'hanno portata avanti contro ogni sensatezza e così. Però questo è quello che succede dopo un certo livello che la lotta insomma si è sviluppata, no? Perché e vale solo in Val di Susa, per il resto vale l'altra cosa, quella del drenaggio del denaro pubblico, che è tutta la storia dell'alta velocità ferroviaria in Italia. Cioè, pensiamo una cosa, l'alta velocità ferroviaria in Italia c'era già negli anni Ottanta, era il pendolino era un'innovazione tecnologica geniale, tra l'altro un brevetto italiano, che anziché investire sulle infrastrutture, investiva sulla tecnologia, perché era un treno che aveva la cassa basculante e quindi si inclinava in curva. Inclinandosi in curva non aveva bisogno di rallentare, o di rallentare molto meno, e quindi riusciva a mantenere delle velocità elevate anche sulla nostra rete ferroviaria tradizionale. L'Italia è un paese prevalentemente montuoso e collinare, l'82% del territorio è montagna o collina, in più è un paese di piccoli centri disseminati, fortemente antropizzato, e quindi quando si è costruita la ferrovia, che doveva essere nelle intenzioni, e adesso questa cosa qui sembra fantascienza dirla, un servizio universale, cioè per tutti i cittadini, quindi doveva collegare tutti i centri, chiaramente... Cioè, si è costruito un sistema ferroviario pieno di curve, ovviamente. Però
su alcune tratte l'alta velocità si poteva ottenere grazie al pendolino. Collegare i grandi centri andando ad esempio a 250 all'ora era già possibile 30 anni fa. Continuando a investire sulla tecnologia si sarebbe potuto migliorare, cioè ridurre i tempi di molti spostamenti, se non altro quelli tra i grandi centri, no? Che poi sono in realtà gli spostamenti minoritari, la maggior parte degli spostamenti che avvengono in Italia avvengono tra piccoli centri e capoluogo di provincia, il pendolarismo, no? Però insomma, se si voleva migliorare il collegamento tra i grandi centri, questo era già possibile, non posando nuovi binari rettilinei, ma investendo sulla tecnologia. Però investendo sulla tecnologia la mangiatoia era più piccola, cioè ci guadagnava meno gente, perché era una questione di motori anziché di edilizia. E siccome in Italia l'edilizia è centrale, proprio il modello di capitalismo italiano ha come perno da tempo l'edilizia, il cemento armato, l'asfalto, il consumo di suolo, le infrastrutture, le betoniere, allora bisognava fare altro, perché se si trattava solo di migliorare il materiale rotabile, allora come fa l'impresa, il cementificio di mio cognato, come fa la grande cooperativa che fa edilizia, come fa Salini in Pregilo, la CMC di Ravenna, non diamo da mangiare a Maltauro, non diamo da mangiare a questi qua? E allora si è deciso di importare un altro modello, che è il modello francese di alta velocità. In Francia, dove hanno un territorio meno antropizzato, dove hanno meno piccoli centri, dove hanno poi molto più pianeggiante dell'Italia e ha delle parti di campagna pochissimo abitate, là per realizzare l'alta velocità hanno posato una nuova rete ferroviaria tutta rettilinea, con pochissime curve, con un'elettrificazione, perché treni a alta velocità, quelli lì, i frecciarossi eccetera, consumano un sacco di energia, quindi sono quei binari lì hanno un'elettrificazione molto superiore, spesso quelle tratte devono essere accompagnate da giganteschi elettrodotti, no? Che corrono proprio paralleli a quelle linee. E quindi in Francia abbiamo fatto questa cosa qua, ma sai, in Francia se uno va da Parigi a Lione passa in mezzo a campagne, e tra l'altro anche là c'è stata una resistenza e anche là ci sono stati danni, però non hanno dovuto fare tutti i trafori ad esempio che hanno dovuto fare in Italia, perché per posare la nuova rete a alta velocità hanno dovuto traforare montagne dappertutto, ok? E traforare montagne è ulteriore mangiatoia perché costa di più e quindi drenaggio di altri soldi pubblici, sempre soldi pubblici, sempre soldi pubblici. All'inizio dicevano che una parte del capitale era privato, poi andava a vedere chi erano quei privati, erano delle SPA di proprietà dello Stato, quindi era una balla, sono sempre soldi nostri. Allora si è fatta l'alta velocità virgolette alla francese, ok? Sperperando miliardi e miliardi e miliardi di euro, devastando i territori, sperperando più energia elettrica, chiaramente, togliendo risorse al resto della rete ferroviaria, che è quella veramente usata, con il risultato che oggi i viaggi fatti sui Frecciarossa, quindi sulle linee ad alta velocità, sono il 5% del totale dei viaggi in treno fatti in Italia, cioè l'alta velocità la usa pochissima gente, ma poca proprio, perché in Italia l'80% degli spostamenti in treno non superano i confini di una provincia e la distanza media percorsa in treno in Italia è 24 km, quindi l'alta velocità non c'entra nulla, bisognerebbe offrire servizi migliori ai pendolari delle due, ma invece i soldi sono stati tolti, sono stati potati i rami virgolette secchi, i pendolari hanno treni sempre più affollati, ne hanno sempre di meno, che funzionano sempre peggio, tanto che adesso vengono sbolognati alle regioni, no? I treni dei pendolari, e invece l'alta velocità viene quotata in borsa, quindi ormai è ufficiale che sono due ferrovie diverse, no? Poi hanno costruito queste mega stazioni faraoniche per l'alta velocità, come quella sotterranea di Bologna, Porta Susa a Torino, Roma Tiburtina a Roma, Napoli a Fragola, che sono delle cattedrali nel deserto perché sono sottoutilizzatissime, ed essendo sottoutilizzate nessun esercente ci vuole aprire un bar, niente, perché cioè, fallirebbe nel giro di poco, quindi sono dei catafalchi deserti, la Mediopadana di Reggio Emilia.
Recentemente l'amministratore delegato Maurizio Gentile delle Rete Ferroviaria Italiana ha ammesso che la stazione alta velocità di Bologna non serve a niente. È costata 530 milioni di euro, tutti i soldi pubblici. Ha detto, non è che ha detto non serve a niente, ha detto è sottoutilizzata e inappetibile dal punto di vista commerciale. Infatti nessuno ci apre un bar, un'edicola, niente, non c'è niente nella stazione alta velocità di Bologna, niente, ok? E il bello è che dice è sottoutilizzata in quanto si rivolge solo agli utenti dell'alta velocità, che uno dice grazie al cazzo, l'hai costruita apposta, è una stazione fatta solo per l'alta velocità, e così implicitamente ammetti che non la usa nessuno, ma tanto non serve che la usi qualcuno in realtà, perché lui può dire quello che vuole, ma quelle non sono operazioni trasportistiche, sono operazioni edilizie. Le stazioni così servono a chi le ha costruite, ci ha guadagnato chi le ha costruite, chi ha avuto l'appalto, tra l'altro spesso servono a stimolare ulteriore cementificazione, perché con la scusa che c'è la nuova stazione a alta velocità nel tale quartiere, allora lì costruiamo un nuovo centro direzionale, un pala eventi, facciamo così eccetera, e quindi viene gentrificato quel territorio d'intorno o inurbato. La stazione di Reggio Emilia è proprio in mezzo ai campi, è una delle poche parti del comune di Reggio Emilia non cementificate, e adesso stanno dicendo, adesso che c'è la stazione Mediopadana, costruiamo una nuova arena concerti, nuovi quartieri l'intorno, e così, quindi serve a cementificare. Sergio Boloni, uno dei più grandi esperti di trasporti e di logistica in Europa, dice io non mi occupo di alta velocità ferroviaria perché io mi occupo di trasporti, non di operazioni immobiliari, per capirci, no? Quindi si è fatto tutto questo scempio per cosa? Semplicemente per farlo, perché da queste grandi opere dell'alta velocità ferroviaria guadagna chi le costruisce, non hanno alcuna razionalità dal punto di vista dei trasporti. Se ci fosse stata una minima razionalità si sarebbe continuato a investire sul pendolino, che funzionava sui binari a elettrificazione tradizionale. E si trattava di investire sulla tecnologia, invece il pendolino, il brevetto l'abbiamo venduto alla Alstom, ai francesi, adesso viene usato in tutto il mondo, l'alta velocità Londra-Manchester è fatta col pendolino e noi invece abbiamo devastato il territorio perché da noi contano le betoniere. Dunque, io parto da una premessa, una cosa di cui sono fortemente convinto, proprio perché il capitalismo italiano è cementocentrico e ha come perno e fulcro l'edilizia, le speculazioni immobiliari, l'asfalto, le grandi opere. Le lotte contro le grandi opere, se giocate in un certo modo, non al compromesso al ribasso, ma partendo da un no radicale come quello della Val di Susa, sono immediatamente anticapitalistiche, cioè hanno proprio un portato di sovversione del sistema, ed è per questo che vengono combattute in questa maniera qua, perché aggrediscono il fulcro del capitalismo italiano, che è un modello stagnante, regressivo, congestionato, capito? E però è l'unico che questi hanno, perché altro non hanno, ok? Perché alla fine di fare il movimento terra basta avere un camion e qualche, non so, immigrato da pagare in nero. Cioè una forma di capitalismo facile, con poco investimento, far funzionare una betoniera, cioè ci riescono tutti, un lavoro anche poco qualificato. Cioè
Quindi rispetto ad altri modelli di capitalismo, il nostro in questa fase storica è particolarmente stagnante. Il capitalismo è in crisi come sistema in tutto il mondo, però noi riusciamo sempre a essere l'avanguardia della retroguardia su certe cose. E quindi le lotte contro le grandi opere, che sono importanti in tutto il mondo, in Italia in particolare, sono immediatamente sovversive, ma se giocate su un no radicale, vale a dire che c'è una trappola in cui il movimento valsusino non è mai caduto, che è quello di proporre l'alternativa responsabile, perché una trappola in cui loro ti ficcano è quella: ma non proponete nulla. Allora uno si sforza di sembrare un cittadino ligio e di dire: ma perché invece di quel trattato lì, il tracciato lì, non fate quel tracciato là? E quindi si cade nella trappola del loro framing, della cornice che ti mettono loro, e in buona sostanza gli fai del lavoro in più. Cioè proponi tu l'alternativa praticabile, non lo so, non voglio il tunnel sotto Firenze, e allora dico: ma perché non fate passare in superficie un doppio binario lì? No, ste robe non si fanno, perché intanto producono subito divisione, perché una parte di chi è contro il tunnel ma non vuole nemmeno quel binario lì, perché dice: il progetto è insensato nelle sue premesse, non ha senso metterci un cerottino o proporre un modo più responsabile di farlo, perché è insensato nelle sue premesse. E quindi si scazzano tra loro, tra chi vuole il binario in superficie e chi vuole un no radicale. Il no radicale invece in Val di Susa, senza alcuna proposta alternativa, chi ha fatto delle proposte alternative è stato proprio cacciato dal movimento, detta come va detta, anche perché erano degli arruffoni e cose così. Però loro dicono: questo progetto non va fatto né così né cosà, né qui né là, non va fatto e basta, perché non ha senso. Ok, grazie a questo no si è tracciato un solco che compagni alla Scatasuna spesso dicono: il solco dell'inimicizia, cioè sai che di là c'è il nemico, e quindi tutti quelli che sono di qua stanno insieme perché sono uniti da questo comune denominatore che è l'opposizione all'opera senza compromessi. Però è un comune denominatore che nel momento in cui permette di stare insieme diventa un comune multiplo, perché stando insieme fai le cose, quindi anche le buone pratiche, l'autogestione, l'autogoverno, modelli economici alternativi, pratiche di condivisione, di proprietà collettiva addirittura. Tutto viene reso possibile nel momento in cui non riescono a dividerti, però devi partire da quel no radicale, ok? Mentre molto spesso si fa questo errore qua: oddio, non propongo nulla, dovrei proporre qualcosa. Noi stiamo venendo, cioè a Bologna, stiamo per essere aggrediti da una grande opera devastantissima, che è il passante di Bologna. Nella parte dove l'autostrada A14 e la tangenziale di Bologna corrono affiancate, vogliono raddoppiare l'una e l'altra, perché dicono che il nodo bolognese è congestionato. E quindi vogliono raddoppiare A14 e tangenziale fino a che tutto il complesso arriverà a 12 corsie, con 50 ettari di cementificazione in più, con un aumento dello smog mostruoso, con espropri, abbattimenti di case sui due lati, con, insomma, tra l'altro appunto è sempre questa idea, no? L'unica idea che c'hai a livello appunto di sviluppo capitalistico è quella lì, di buttare asfalto, e non riesci veramente a immaginare nient'altro. In realtà il primo progetto si chiamava Passante Nord. Il passante nord aggirava Bologna, gli girava intorno tipo a ferro di cavallo, passando un bel po' di chilometri più a nord, attraversando i territori di alcuni comuni della città metropolitana. Non i comuni immediatamente limitrofi di Bologna, ma quelli ancora un po' più in là. In quei comuni, giustamente, perché erano partiti bene dicendo: non ha senso fare una nuova autostrada, questo è un paese già pesantemente infrastrutturato, il problema non è la carenza infrastrutturale, il problema sarebbe razionalizzare i trasporti, investire di più sul trasporto pubblico, sul trasporto di merci su rotaia invece che su gomma. Invece noi siamo un paese dove
la percentuale di merci trasportate su rotaia è sotto il 5%, no, per dire. E quindi erano partiti bene facendo un discorso, appunto, il modello che è sbagliato, non ha senso costruire l'ennesima nuova autostrada. Però poi, a un certo punto, anche loro sono stati presi dal trip benefico del proporre l'alternativa e quindi hanno detto: perché non raddoppiare la tangenziale di Bologna? E Autostrada ha detto: ah, bella idea, facciamo questa, il passante di mezzo, perché il passante sud, altra alternativa, è di bucare i colli di Bologna, un'altra bella porcata. E quindi, in buona sostanza, il comitato contro il passante nord se l'è sgavagnata scaricando il barile su di noi a Bologna. Quando a Bologna sono nati i comitati contro il raddoppio della tangenziale, giustamente la prima cosa che hanno fatto è stata attaccare il comitato contro il passante nord, dicendo: non è questo il modo di opporsi a una grande opera, non è questo il modo, perché semplicemente l'avete scaricata su altri cittadini che dicevano: abbiamo vinto, l'abbiamo fermata. Non avete fermato niente, avete solo detto di propinarla a noi. Ok, quindi il trip del fare la proposta alternativa poi ti porta a attaccare altri cittadini. Ok, quindi bisogna stare molto attenti su questa cosa qua. Una lotta, una ricostruzione di una rete di lotte, partendo dalle lotte in difesa del territorio, è possibile se però evita queste trappole. Queste trappole che portano alla divisione. A quel punto lì, se si creasse davvero una rete di movimenti contro le grandi opere, per la tutela del territorio, per ad esempio la lotta contro il dissesto idrogeologico del territorio e dopo le catastrofi contro la strategia dell'abbandono, se ci fosse una rete di tutte queste lotte qui, automaticamente questa sarebbe protagonista di una stagione politica di, appunto, di rivendicazioni e di conquiste, perché parte proprio dal fulcro del modello di capitalismo italiano. Quindi sei pienamente nel centro della contraddizione primaria e da quel centro lì puoi irradiarti. Io penso che questo sia possibile, ma non facendosi irretire e non cercando di non essere subalterni alla loro narrazione, che ti costringe fatalmente in un angolo. Bisogna spiegare un attimo cos'è l'osservatorio, però, perché non tutti sanno di cosa stiamo parlando. Dopo la vittoria del 2005 con la riconquista di massa del presidio di Venaus, con appunto le forze dell'ordine cacciate via, e con il ritiro del progetto, a un certo punto a Torino e a Roma ci si è resi conto che non si poteva continuare con lo scontro frontale, bisognava quantomeno dare l'illusione di una partecipazione, perché in realtà il progetto è partito nel 91 e i comuni e le comunità montane della Val di Susa l'hanno scoperto leggendo la stampa. Nessuno gli aveva detto nulla, non c'è stato nessun coinvolgimento dei territori, che non erano stati nemmeno informati, e fino al 2008 è stato così. Però, appunto, nel dicembre del 2005 c'è questa grande vittoria e quindi ci si comincia a chiedere come fare, cioè qual è una strada alternativa per imporre l'opera. Il modo migliore per imporre l'opera è simulare un processo partecipativo finto, pilotato, fin nelle sue premesse, ma che però dia l'illusione ai territori di contare qualcosa, di poter dire la propria. Questa scelta viene fatta nel corso del 2006 e l'osservatorio tecnico sulla Torino-Lione viene lanciato ufficialmente nel 2008.
dentro all'osservatorio tecnico ci sono i comuni, gli enti locali, le comunità montane che ci sono, nominano dei loro esperti, dei tecnici che discutono assieme ai tecnici dei proponenti l'opera del ministero, eccetera eccetera. È un tavolo di discussione, però c'è una gabola fin dall'inizio, che un osservatorio sulla grande opera dovrebbe tenere in conto l'ipotesi di non realizzarla proprio, dovrebbe essere una, per essere un vero processo partecipativo dovrebbe essere una discussione sul fatto se farla o no. Questo tra l'altro è previsto dalla legislazione, l'opzione zero viene chiamata, cioè le comunità devono essere chiamate a esprimersi partendo dall'ipotesi dell'opzione zero. Serve davvero? Se non serve non si fa. Invece l'osservatorio tecnico l'opzione zero non la prende minimamente in considerazione e il processo partecipativo è fin dall'inizio finto, perché si tratta semplicemente di discutere su come farla, ok? Che poi spesso vuol dire semplicemente negoziare compensazioni ai territori, opere di mitigazione, cose di questo tipo. All'inizio gli amministratori aderiscono a questa cosa, però i comitati notavi invece sono contrari dall'inizio e fanno pressione dal basso perché i loro amministratori, gli amministratori dei loro territori escano dall'osservatorio. C'è un conflitto che dura un paio d'anni, è stata la fase più difficile nella storia del movimento Notav, in cui il movimento ha rischiato seriamente di spaccarsi tra la parte istituzionale e quella movimentista, ma che poi alla fine invece si è risolto con, insomma, i comuni Notav, cioè la maggioranza dei comuni della valle, che hanno abbandonato l'osservatorio. Cosa che ha fatto adesso anche il comune di Torino, perché era nel programma, insomma, tra le promesse elettorali dell'Appendino, c'era quello di far uscire il comune di Torino dall'osservatorio. Con l'uscita del comune di Torino dall'osservatorio, praticamente la rappresentanza delle comunità locali dentro quell'organismo, che ormai è ridotto a una lisca di pesce, cioè consta di 3 o 4 comuni in tutto il territorio interessato dalla grande opera, e quindi in buona sostanza non ha alcuna rappresentanza. Se il processo partecipativo era finto prima, adesso è veramente un simulacro. Il PD ha fatto un'operazione che praticamente ha costretto Chiara Appendino, non il comune di Torino, ma proprio lei, Chiara Appendino, a rimanere nell'osservatorio, perché lei, per via di questa assurdità delle città metropolitane, è anche sindaco della città metropolitana di Torino, cioè l'organismo che ha sostituito in maniera meno democratica però la vecchia provincia. Perché in realtà il sindaco del vecchio capoluogo di provincia oggi è anche sindaco della città metropolitana, ma viene votato solo dal comune principale. Per dire, Virginio Merola è sindaco della città metropolitana di Bologna, ma viene votato solo dai residenti nel comune di Bologna. Però la città metropolitana comprende tutti i comuni della vecchia provincia di Bologna, e così è stato fatto anche a Torino. Quindi lei è costretta a rimanere dentro in quanto sindaco della città metropolitana, ma il comune di Torino è uscito. Sono cose simboliche, sono cose importanti anche, ma sono cose simboliche, perché comunque quell'osservatorio lì è già stato completamente svuotato nel 2010 di ogni credibilità. Non ha alcuna rappresentanza reale di nessuno. Ci si fanno delle discussioni in buona sostanza sul sesso degli angeli, perché appunto nel momento in cui non c'è l'opzione zero e dice ormai l'opera è decisa e su quello non si può discutere, discutiamo sul resto. È come se ti dicessero questa autostrada si fa, ma il processo partecipativo consiste che voi potete decidere se il guardrail sarà dipinto di azzurro o di verde, cioè più o meno il livello è quello. Oggi sono arrivati con i finti processi partecipativi a un livello ulteriore di sofisticazione, perché hanno le cosiddette agenzie di facilitazione, che noi abbiamo visto usare recentemente proprio nella questione del passante di Bologna, in cui è stato fatto un processo partecipativo farlocchissimo, gestito da questa azienda, questa SRL, che si chiama Avventura Urbana, che fornisce dei servizi di facilitazione. Vale a dire che loro si pongono come soggetto terzo, soggetto intermedio, che fa incontrare i cittadini e i proponenti un'opera,
che può essere una ristrutturazione urbanistica, può essere appunto un'infrastruttura, può essere varie cose, e con delle procedure che loro portano avanti permettono ai cittadini di esprimersi in modo costruttivo. In realtà non sono affatto soggetti terzi, stanno da una parte della barricata e il processo è assolutamente finto e pilotato. Sono in realtà dei difficilitatori, perché le loro procedure servono a ingabbiare e prevenire il conflitto che potrebbe crearsi e incanalare tutte le possibili istanze dei cittadini in appunto luoghi e modalità che le rendono totalmente innocue e inefficaci. Questo è esemplificato dal fatto che la fondatrice di Avventura Urbana, tale Yolanda Romano, è stata da poco nominata commissario governativo per la realizzazione del TAV Terzo Valico tra Genova e Alessandria, per dire quanto era una figura terza, no? Direttamente da Del Rio è stata nominata commissario, quindi parte come quella. Attenzione, poi non è la mediazione, perché se questa Avventura Urbana si occupasse di mediazione, mediazione è comunque un termine che dà per inteso che c'è un conflitto. Il conflitto esiste e va mediato, quindi ci sono due parti contrapposte, ma facilitazione è una parola che già rimuove completamente l'idea stessa che ci sia un conflitto. Semplicemente i cittadini non sanno esprimersi e noi gli permettiamo con le nostre procedure di esprimersi, è una roba agghiacciante. Tra l'altro, negli incontri sul passante di Bologna, dove appunto non c'era l'opzione zero, perché il processo partecipativo era sulle possibili compensazioni, non sull'opera stessa, quindi era già finto, ma loro praticamente dividono i cittadini in tavoli, cioè non c'è un'assemblea come qua, no? In questo momento, ma è come se voi foste divisi in tavoli, a ogni tavolo c'è un facilitatore che deve tradurre le vostre proteste in una domanda costruttiva, perché così funziona, una domanda costruttiva. Noi ci siamo infilati in questi incontri, ci siamo infiltrati proprio, alcuni di noi si sono seduti ai tavoli, e hanno visto come funziona, cioè arriva la vecchietta col deambulatore che dice: a me mi espropriano la casa e mi danno solo 50.000 euro, ma con 50.000 euro me la posso comprare una nuova casa? È una roba drammatica, no? E la facilitatrice che dice: dunque potremmo tradurre questa frase nella tal domanda, cioè il prezzo delle abitazioni che sono a ridosso del così, cioè verrà tenuto conto che ero, e quindi tutto viene annacquato, e una volta che arriva al tavolo principale è stato completamente smussato di ogni spigolo. Quindi tu hai un dramma umano, cioè tra l'altro dovuto al fatto che adesso praticamente l'esproprio avviene a prezzo di mercato, che quando c'era la bolla immobiliare poteva sembrare una figata, adesso che il valore degli immobili è precipitato, valore di mercato vuol dire che non ti danno niente, non riesci a ricomprarti nulla, quindi cioè proprio ti tolgono la casa e ti sbattono via, come se fosse un terremotato peraltro, quindi cioè vuol dire la grande opera è una catastrofe, cioè paragonabile al terremoto per chi ci vive accanto, ecco. Tutta questa istanza, il facilitatore ha il compito di farla arrivare completamente depotenziata all'istituzione, ai proponenti, in questo caso era Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e Società Autostrade, cioè Gruppo Benetton. E tra l'altro, chi paga Avventura Urbana? Chi la paga Avventura Urbana? Paga Autostrade Avventura Urbana, cioè se uno va a vedere sul sito, cerca di, perché non viene mai detto esplicitamente, ma questo processo partecipativo è stato pagato dal proponente, e il proponente è Autostrade, ok? Quindi cioè, tutto fa vedere che non esiste una vera terzietà di queste agenzie di facilitazione. Io andrei verso, non so, la chiusura, se non ci sono altre domande. E, vabbè, io ringrazio Roberto, ringrazio tutti voi, e vi invito a seguire ovviamente l'evoluzione della questione, diciamo, NoTav della Valle, e che ricordo a tutti comunque tocca anche il nostro territorio, nel senso che quando si parla di repressione, la repressione poi nel libro viene spiegato, non tocca solamente i valsusini, ma tocca tutta Italia, perché ci sono persone colpite ovunque, anche qua. Le manifestazioni partigiane
sì, per manifestazioni fatte là. E poi vi invito a seguire comunque la questione del terremoto e tutto quello che succede attraverso Terremoto, tutte le cose che stanno nascendo, perché abbiamo visto che insomma quello è un percorso lungo, quello in valle, qua siamo all'inizio, ma le analogie già ci sono e speriamo di riuscire a mettere diciamo i bastoni all'interno di questi gangli dello Stato che da un lato smantella la sua presenza nel territorio e dall'altra vuole imporre le sue logiche. Quindi invito tutti appunto a seguire la situazione. Ringrazio ancora tutti, ringrazio Roberto, il libro è qua in corridoio, oltre a Viaggio che non promettiamo breve, anche agli altri. Buonasera a tutti, ciao.